Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di Motore Sanità. Si conclude oggi il lungo percorso che abbiamo avuto in questi mesi sul percorso a ostacoli del malato di fegato. Nella giornata di oggi, in particolare, parleremo del trapianto di fegato. E a parlarne con noi ci sarà Carlo Tomassini, della Direzione Scientifica di Motore Sanità, Paola Binetti, componente 12ª Commissione Permanente Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, Patrizia Burra, responsabile Commissione Trapianti AISF, Marco Bongini, chirurgia apparato digerente e trapianto fegato, Fondazione IRCS, Istituto Nazionale dei Tumori, Massimo Cardillo, responsabile Centro Nazionale Trapianti IS, Umberto Cillo, direttore WOC Chirurgia Epatobiliare e Centro Trapianti di Fegato, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Stefano Fagiuoli, responsabile Gastroenterologie Centro Trapianti Papa Giovanni XXIII Bergamo, Giuseppe Feltrin, coordinamento regionale per i trapianti del Veneto, Ivan Gardini, presidente EPAC, Chiara Lazzari, direttore del Centro Regionale Allocazione Organi e Tessuti della Toscana, Francesca Romana Ponziani, ricercatore in Medicina Interna, Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Maurizio Scassola, segretario regionale FIMG Veneto, Giuseppe Tisone, professore ordinario Dipartimento di Chirurgia, direttore WOC Chirurgia dei Trapianti Policlinico Universitario Tor Vergata a Roma, Pierluigi Tognutto, direttore Unità di Epatologie e Trapianti di Fegato di Udine. E io vi ricordo che saremo in diretta su Zoom, su Facebook e oggi anche su LinkedIn, per cui io chiederei a Carlo Tomassini di iniziare i lavori facendoci un po' un'introduzione di scenario su questo argomento. Grazie Francesca, grazie a tutti i relatori che parteciperanno oggi a questo incontro e a tutti i colleghi che sono già collegati e che si collegheranno durante l'evento. Come diceva Francesca, è l'ultimo incontro, il settimo incontro sulle patologie epatiche che abbiamo chiamato il percorso a ostacoli del malato di fegato. Abbiamo avuto modo di realizzare un po' lo stato dell'arte di questo tipo di patologie, abbiamo parlato di tutto quello che è attualmente a disposizione in tema di diagnosi, di cura, di cure sia mediche sia chirurgiche, abbiamo parlato anche di quella che è la presa in carico di tutte queste patologie, sono patologie prevalentemente croniche, abbiamo anche ragionato su quelli che possono essere i possibili futuri scenari relativamente a una riorganizzazione del nostro sistema sanitario in modo particolare sul territorio. Oggi è l'ultimo incontro e si parlerà della tecnica salvavita per eccellenza, il trapianto di fegato. Chiedo a Francesca se può mandare un breve slide di introduzione al nostro incontro. Ecco, dunque, avanti. Allora, abbiamo imparato, avanti vai pure, ecco, abbiamo imparato, abbiamo apprezzato che le malattie croniche del fegato rappresentano oggettivamente un'emergenza epidemiologica e clinica, oltre che nazionale, di tutti i paesi, che i dati del Global Burden of Disease indicano almeno nel 2016 un tasso di mortalità, una mortalità molto importante, più di 800.000 persone per epatocarcinoma e più di 1.200.000 persone per cirrosi epatica, determinando nello stesso anno
una quantità straordinaria di milioni di anni di vita persi per queste cause. Tra le terapie disponibili in caso di insufficienza epatica ed irreversibile, il trapianto, come si diceva, rappresenta un'opzione fondamentalmente di tipo salvavita. Avanti. Le cause che portano al trapianto di fegato è la situazione terminale di un percorso importante che dura anche molto tempo. Le cause di insufficienza epatica, abbiamo imparato che sono molte, tra queste ovviamente quelle più frequenti legate alle infezioni virali, anche in presenza di, in modo particolare l'HCV, anche in presenza delle nuove terapie per l'HCV, però sono pazienti non più infetti, ma sicuramente con una patologia sottostante che può progredire, ma nello stesso tempo una crescita di altre patologie possono portare alle stesse conclusioni drammatiche: l'abuso di alcol, quello che sta emergendo, la NASH e malattie autoimmuni e le malattie oncologiche sono un derivato anche di queste. E a fronte di tutto questo, nel 2019 i trapianti fegato in Italia sono stati più di 1300, con un aumento del 42% rispetto al 99, quindi in pochi anni è stato fatto davvero tanto. I dati, a dire il vero, del 2021, a dispetto dei due anni passati nella pandemia Covid, sono addirittura un po' migliori rispetto a quelli del 2019, con un decremento nel 2020, che è stato l'anno di crisi della pandemia. Avanti. Le fasi critiche in questo percorso trapiantologico sono diverse: quelle pre-trapianto, con attenta valutazione dell'idoneità a ricevere l'organo, inserimento in lista di attesa. Parleremo anche quindi di queste e di tutte le possibili problematiche, ipotesi di miglioramento delle situazioni. Il trapianto stesso, con tutto il percorso di preparazione e l'attesa di mettere in moto tutto il sistema, e la fase post-trapianto e follow-up, nelle quali si monitorizza l'esito dell'intervento e lo stato di salute del paziente, con tutte le dinamiche tipiche della, soprattutto dell'approccio terapeutico-medico, ma non solo, di questa fase. In questa situazione, in quest'ultima fase, appunto, richiede un approccio integrato, un attento e continuo monitoraggio per la prevenzione dei rischi, che sono classicamente quelle del rigetto e quelle delle possibili infezioni legate alla stessa terapia medica. Avanti. Possibili complicanze date al trapianto. Proprio per questo sappiamo che ci sono, e che l'adesione del paziente alle raccomandazioni devono essere assolutamente stringenti, ci vuole molta attenzione, altrimenti sopraggiungono delle possibili complicanze che chiedono una serie di interventi importanti. Lasciamo perdere il discorso dell'impegno di risorse che è legato a questo tipo di attività, ci sono sempre e ci saranno sempre in sanità e in medicina in modo particolare. L'importante è utilizzarle al meglio, ma per utilizzarle al meglio anche la prevenzione in ogni fase primaria, secondaria o terziaria che sia, diventa sempre più importante per dare valore alle risorse che mettiamo dentro il sistema. Le complicanze possono essere quelle precoci, danno da ischemia a riperfusione, sappiamo che si sta facendo tanto, ne potremo parlare, immunologiche legate quindi al rigetto, e con tutta la sintomatologia a cui bisogna stare particolarmente attenti per cercare di venire il più presto possibile, e quelle tardive, tipo quelle legate alle infezioni, collegate alle terapie immunosoppressive che si utilizzano per evitare il rigetto. Da questo si comprende facilmente come sia importante preservare il percorso di cura di questo paziente in termini soprattutto organizzativi, e quindi di risorse investite per costruire un percorso organizzativo in grado di tenere sotto controllo il nostro paziente. Avanti. La rete trapianto di fegato, da dove partire per una riorganizzazione, un miglioramento dell'attuale riorganizzazione, perché
bisogna ricordarsi che l'Italia è sicuramente per il fegato tra i migliori a livello europeo e mondiale. I dati sulla sopravvivenza, infatti, post trapianto ci dicono esattamente questo. Abbiamo avuto anche una conferma di questo proprio in questi 2 anni, dove abbiamo avuto un leggero calo nel 2020, ma con una ripresa e una capacità, come si usa dire, di resilienza molto importante, che ci ha permesso di ritornare velocissimamente sui livelli pre-pandemici. Proveremo anche a ragionare sulle risorse che possono arrivare dal PNRR. Voi sapete che le risorse del PNRR sono risorse fondamentalmente legate alle strutture organizzative, ma sono strutture soprattutto murarie e tecnologiche, che si riversano in prevalenza sul cosiddetto area, sulla cosiddetta area del territorio, dove gran parte del PNRR è fondato, ma non di meno anche sugli ospedali e sulle tecnologie che dovrebbero aiutare a definire meglio l'equilibrio fra ospedale e territorio, ponendo una maggiore continuità di cure e di interventi fra i due livelli di assistenza. Per cui il motore sanità, lo scopo di questi incontri è stato anche quello di, ed è quello di realizzare un confronto su il tema della riorganizzazione di ogni settore alla luce di una riorganizzazione comunque molto più ampia, che funziona da tessuto largo, all'interno del quale di configurare il nostro sistema e cogliere tutte le opportunità per consentire quello che tutti cerchiamo: un accesso uniforme a tutti i cittadini e una presa in carico efficace per gestire questo tipo di percorsi. Avanti. E qui quindi i quesiti, cioè gli argomenti su cui chiediamo nella tavola rotonda di intervenire, di fare delle riflessioni su questi temi che sono importanti: l'impatto socio-assistenziale del trapianto epatico, cosa succede negli anni tra fasi critiche e la complessità del percorso, cause, aspettative di vita, nuove prospettive di cura legate soprattutto alla cirrosi, l'accesso ai centri, la rete dei centri, percorsi di follow-up e di aderenza alle cure, il ruolo, se esiste, in che misura esiste e che ruolo può avere la nuova centralizzazione sulle strutture territoriali, ma anche una riconfigurazione degli ospedali di riferimento, che sono quelli dove di fatto si svolgono le attività trapiantologiche. Quale rete futura di monitoraggio regionale e interregionale? Sappiamo che molte regioni si stanno muovendo per sviluppare delle reti epatologiche che tengano in collegamento tutti i vari professionisti che lavorano su questo, su questa patologia, e i nuovi strumenti di connessione per superare le criticità nel percorso post-trapianto, che sottolinea l'importanza di poter monitorare a distanza anche o con maggiore facilità la situazione del paziente. Questi sono, scusate, sono gli argomenti su cui chiediamo a tutti i relatori di svolgere le loro riflessioni, e quindi, chiedendo scusa per questa piccola introduzione che voi conoscete senz'altro meglio di tanti altri di me soprattutto, darei la parola per i saluti alla senatrice Paola Binetti, componente della 12ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica. Senatrice, se vuole intervenire, ma vedo che... Non la vedo... Non la vedo, allora direi di andare avanti quando ritorna. Gli daremo vediamo la parola.
Quindi allora ora passerei la parola alla professoressa Patrizia Burra, responsabile della Commissione permanente tra pianti dell'Associazione Italiana di Studio del Fegato. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Quindi ringrazio chiaramente il direttore Claudio Zanon per l'invito, ringrazio lei per l'introduzione alla tematica. E l'argomento quindi in generale che mi viene chiesto di illustrare a nome di AISF, nel ruolo che copro di coordinatrice della Commissione Permanente Trapianti, è quello di illustrare quali sono le malattie del fegato che nella loro evoluzione possono portare alla necessità di trapianto dovuta alla evoluzione in cirrosi, allo sviluppo di complicanze e di epatocarcinoma di cui si discuterà più tardi. Diciamo che le tematiche più rilevanti in ambito nazionale, quindi nel nostro paese, che interessano l'evoluzione della malattia cronica del fegato con indicazione al trapianto sono la malattia legata all'abuso di bevande alcoliche, che interessa ancora oggi circa il 20% della nostra casistica, una crescita notevole della malattia cosiddetta metabolica che comprende la steatosi del fegato, la steatofibrosi, e con un incremento negli ultimi anni anche del rischio di epatocarcinoma, addirittura non soltanto sul fegato cirrotico, ma anche sul fegato con sola steatosi, che è un evento abbastanza peculiare della malattia metabolica. E poi direi le malattie associate alla steatosi, che sono soprattutto l'obesità e il diabete, che rappresentano delle comorbidità molto rilevanti sull'evoluzione, che impattano sull'evoluzione della malattia e che possono portare a delle complicanze e qualche volta anche a delle indicazioni controverse al trapianto. Il paziente con un'obesità severa potrebbe necessitare ad esempio di una doppia valutazione, questo lo lascerei poi ai nostri colleghi chirurghi che sono più esperti in questo campo, addirittura una valutazione se procedere con una chirurgia bariatrica insieme al trapianto di fegato. Quindi il problema della malattia metabolica in Italia per fortuna è ancora abbastanza contenuto. Gli Stati Uniti hanno visto nel 2020 la steatosi come seconda causa che ha portato al trapianto e come prima causa nelle donne, quindi ha un impatto su circa il 50% delle indicazioni al trapianto. Per fortuna in Europa gli ultimi dati parlano di circa l'8% delle forme metaboliche che portano al trapianto. Nel nostro gruppo di Padova, dopo il professor Cillo ne parlerà, abbiamo effettivamente osservato una crescita delle indicazioni al trapianto per la forma metabolica, ma sempre rimanendo al di sotto del 12%. Quindi diciamo rispetto al 50% degli americani, possiamo dire che l'Italia, anche per le sue abitudini e per la sua cultura, riesce ancora a contenere questa problematica. Però io direi che parlando di prevenzione è importante lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori su quello che riguarda l'età giovanile, quindi gli adolescenti. Stiamo osservando una crescita veramente preoccupante del grado di obesità negli adolescenti. Obesità negli adolescenti, visto che parliamo di prevenzione, vuol dire che se non curiamo in tempo, prima che raggiungano l'età del giovane adulto, non riusciremmo poi a modificare l'obesità. Questo è dimostrato perché proprio la moltiplicazione delle cellule e degli adipociti fa sì che poi diventi molto più difficile risolvere l'obesità e quindi questo può portare poi alla malattia del fegato. E dato abbastanza recente, ha dimostrato che l'obesità negli adolescenti si associa ad un incrementato rischio di sviluppo di tumori nell'età adulta, indipendentemente dal fegato, quindi altri tipi di tumori. Quindi questo dato, penso che parlando di prevenzione in questo contesto di motore sanità, sia importante. L'altro ampio capitolo di prevenzione a cui sempre altri relatori faranno riferimento sono le malattie ad eziologia virale. Tutti sappiamo come dopo 25 anni di ricerca siamo riusciti ad ottenere dei farmaci contro l'epatite C che hanno cambiato completamente il mondo epatologico, dell'evoluzione della malattia epatica e anche il mondo del trapianto. E sappiamo anche come per l'epatite B invece persiste ancora in Italia una numerosità che e anche in altri paesi d'Europa che è decisamente superiore a tanti altri paesi, quindi dobbiamo tenere in considerazione
che l'epatite B esiste, la prevenzione in primis è la vaccinazione. In questo caso la vaccinazione ha portato l'Italia dagli anni 90 al 10 anni al 2000 ad un cambiamento epidemiologico incredibile nel contenimento dell'epatite B, però la migrazione di popolazioni che hanno un'alta incidenza della malattia ovviamente aumenta nuovamente il rischio in alcune zone, questo vuol dire popolazioni che si spostano dai paesi asiatici e dai paesi dell'est Europa che hanno una prevalenza decisamente notevole di epatite B. L'epatite B, ricordiamoci, può portare con sé anche l'infezione da virus Delta, altro dato che comunque in generale interessa ancora il 20% della nostra popolazione e che ci rende molto diversi dalla popolazione americana in cui il B e il Delta è quasi sconosciuto, hanno forse un 1% dei pazienti trapiantati per Delta. Quindi ecco, anche il virus B e il virus Delta si associano al rischio di epatocarcinoma e quindi direi nella prevenzione, riassumendo, le malattie alcol correlate, l'obesità, il diabete e quindi la steatosi epatica, le malattie virali e poi direi che in tutte le altre malattie che nella loro evoluzione possono portare alle complicanze della malattia del fegato, le chiamerei meno comuni in termini di probabilità e di numerosità che portano al trapianto nel nostro paese, che sono delle forme cosiddette immunitarie come la colangite sclerosante primitiva, la colangite biliare primitiva, le forme autoimmuni, però di cui dobbiamo fare una diagnosi precoce. E poi tutta quella casistica, soprattutto pediatrica, di malattie rare, in cui la ricerca oggi sulla componente genetica è fondamentale allo scopo di poter porre una diagnosi precoce e attuare quelle cure mediche, quella terapia genica ove possibile, che eviti quindi l'evoluzione della malattia in forme avanzate. Quindi direi che questo vedrei come argomento di discussione per il nostro pubblico. Il microfono, Carlo. Grazie professoressa dell'intervento, poi ci rivedremo appunto nella tavola rotonda. Dal momento non è ancora arrivata la senatrice, vedo ancora vuota la sua stanza e mi chiede per ragioni anche organizzative, lavorative eccetera di intervenire perché dopo deve lasciare il professor Umberto Cillo e professore, è collegato? Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate perché io sono fuori Italia. Sì, sì, la sentiamo molto bene. Ah, grazie, però ecco, ci tenevo a partecipare, intanto a ringraziare gli organizzatori, grazie di questo invito, è un piacere essere con voi, discutere di temi sempre interessanti, poi sul trapianto di fegato c'è sempre tantissimo da dire. Ascoltavo con attenzione Patrizia nella sua così definizione delle indicazioni più importanti. Io volevo implementare quello che diceva con un tema che è molto caldo in trapiantologia per noi in questi anni, che è quello della transplant oncology, cioè di tutte le indicazioni oncologiche. Patrizia è stata carina, non ne ha parlato per lasciarmi probabilmente la possibilità di approfondire questo tema. È un tema chiave perché e attiene molto in un certo senso alla prevenzione. Adesso vi spiegherò perché dal mio punto di vista. Innanzitutto perché le indicazioni oncologiche stanno aumentando in trapianto di fegato. Operiamo l'epatocarcinoma, operiamo qualche colangiocarcinoma ben selezionato. Abbiamo almeno 4 studi prospettici in Italia per il trapianto per metastasi da tumore del colon. Ricordo, impatta per 50.000 nuovi casi all'anno in Italia, il 50% di questi, cioè 25.000 persone nuove, hanno metastasi al fegato, quindi c'è una coorte infinita di pazienti che potrebbero teoricamente beneficiare del trapianto di fegato, con le limitazioni della selezione da una parte e della disponibilità di donazione d'organo dall'altra. Per l'epatocarcinoma 2 numeri, 10.000 probabilmente i nuovi casi di epatocarcinoma all'anno in maniera molto spannometrica. Di questi l'Italia opera trapianta circa 700 casi, sono il 50% grosso modo, tra il 40 e il 50% delle indicazioni nazionali,
Quindi significa che la comunità trapiantologica italiana smaltisce 700 nuovi casi di epatocarcinoma, quindi quasi, diciamo, il 10% dei nuovi casi, che è qualcosa di non trascurabile nell'ottica soprattutto di chi diceva sì, ma l'epatocarcinoma, il trapianto però è un'opzione difficile, quasi impossibile. No, è concreta e molti centri nazionali, adesso Massimo Cardillo forse lo specificherà, stanno sempre di più mettendo in campo il trapianto da vivente per i casi oncologici, aprendo, come dire, lo span delle indicazioni. Noi a Padova, Patrizia sa bene come abbiamo messo sul campo una nuova tecnica che prevede l'asportazione di un piccolo lobo sinistro del donatore, quindi con un rischio minimo inferiore alla donazione di rene, in modo tale da allargare, con una tecnica complessa però rigenerativa, adesso non ne sto a parlare, ma in modo tale da allargare praticamente in maniera infinita il pool di donatori senza far rischiare la vita al donatore stesso. Quindi ecco, la Transplant Oncology perché attiene alla prevenzione? Perché nella mia visione personale, dopo tanti anni di professione, una buona prevenzione è anche un buon referral. Cioè, a volte non c'è magari un'indicazione trapiantologica, ma è solo il centro trapianti che può dire se questo è vero o no e qual è il timing giusto del trapianto, e quindi prevenire guai, prevenire anche l'uscita da qualsiasi ipotesi trapiantologica per alcuni pazienti, significa anche fare un referral precoce. Per cui il territorio, i gastroenterologi, i patologi, i medici di medicina generale, gli oncologi in questo campo del territorio devono, a mio avviso, e questo deve essere tema di discussione, poi finisco perché credo ci sia veramente molto da discutere su questo, essere aperti ad una discussione precoce, alla diagnosi, non quando il paziente è in condizioni terminali, perché purtroppo quello che noi vediamo nelle nostre realtà è che si attende che il paziente stia malissimo per chiedere l'opinione del trapiantologo. Invece è cruciale prevenire quella fase per rendere agevoli le fasi di valutazione e l'attesa trapiantologica, che non è banale in Italia, forse 10-18 mesi, variabile a seconda dei centri. Per cui bisogna lavorare come le frecce tricolore, pensando 5 miglia prima e non all'ultimo momento, il momento di fare manovra. Per cui un buon contatto, e devo dire che anche la comunità trapiantologica deve sforzarsi in questo, perché siamo troppo stati turis e burnea per tanti anni, con difficoltà di contatto con il territorio. Dobbiamo aprirci di più, probabilmente anche con strumenti informatici. Dopo il Covid siamo tutti connessi, e quindi essere disponibili, e nel PDTA Veneto noi l'abbiamo scritto chiaramente, il consulting trapiantologico e di alta specialità non deve avvenire alla fine della cascata, ma al momento della diagnosi, per dire cosa si deve fare, questa è la sequenza degli eventi. Benissimo, e si organizza sul territorio, e non è necessario che debba andare al centro di riferimento, ma se si fa così, se si ha un costante contatto, si prevengono e si gestisce meglio il decorso della malattia, che come sapete è articolato, è fatto di andirivieni, di ricorrenza di malattia tumorale ed epatica, e credo che questo sia davvero un tema caldissimo di discussione. Mi fermo qui e vi lascio ai commenti. Grazie al professor Cillo, è stato chiarissimo e soprattutto nell'esplicitare questo nuovo approccio, diciamo, preventivo all'interno comunque di un percorso, una prevenzione all'interno della prevenzione addirittura, quindi soprattutto sulla tempestività e quindi il timing degli interventi, preparare molto tempo prima rispetto a quello che sappiamo sicuramente accadrà. Quindi una sorta di pianificazione all'inizio del contatto con il paziente, sapendo che quella è un'opzione che comunque si porrà, e quindi tanto vale iniziare a lavorarci per non farsi trovare in difficoltà. Dopo questo chiede, come lo ha detto lei benissimo, anche un'organizzazione dell'informazione fra i tanti attori, perché queste cose accadono, il monitoraggio accade sia sul territorio, sia sugli ospedali SPOC, e mentre voi siete inseriti all'interno degli hub, quindi ci vuole proprio una connessione molto sviluppata, che è un tema effettivamente di
sì, di discussione profonda sulle modalità di porre le relazioni tra i tanti professionisti. Se posso dire, questo attiene al PNRR, perché esatto, è uno dei temi del PNRR. Sì, insieme a tutti gli altri, appunto, la continuità e il collegamento fra le relazioni fra professionisti che operano normalmente in setting diversi. Che altro dire? Direi a questo punto, se non è presente la senatrice, direi di, visto che ha chiamato in causa il professor Cardillo, responsabile del Centro Nazionale di Trapianti, è collegato il professor Cardillo? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie della partecipazione. Sappiamo quanto il Centro Nazionale dei Trapianti abbia determinato un successo di tutta la rete trapiantologica italiana, è sicuramente tra le migliori dell'Europa. E sul un po' generoso. No, sono i dati e lo confermano ora. È così. Quindi ci dica nello specifico il percorso trapiantologico del fegato, i dati, sappiamo che è uscito il report del 2021, a lei. Grazie, intanto grazie per l'invito e un saluto a tutti i colleghi e gli amici vicini e lontani. Allora, il titolo è Percorso ad ostacoli del paziente che ha bisogno del trapianto di fegato. Io credo che uno degli ostacoli più alti, forse il più alto, è rappresentato dalla disponibilità degli organi, cioè dei donatori. E quindi io vi faccio vedere qualche numero che spero possa essere d'aiuto alla discussione, che illustra un pochino qual è la situazione attuale da questo punto di vista e quali sono gli scenari anche futuri che si presentano in un setting, diciamo, di ottimizzazione, di utilizzo ideale di tutte le risorse possibili. Allora, questo è un'immagine un po' del fabbisogno, quindi della lista d'attesa per trapianto di fegato, e io un po' così sottolineo e cerco di attirare la vostra attenzione su questo, cioè sul fatto che noi abbiamo una lista d'attesa per trapianto di fegato in Italia che, come vedete, si aggira sui 1000 pazienti. È un po' una punta dell'iceberg, perché sappiamo che il fabbisogno potrebbe essere più alto se la disponibilità di organi fosse diversa. Però comunque ogni anno noi abbiamo più di 1600 pazienti che entrano in lista d'attesa, con un numero di trapianti che abbiamo detto essere all'incirca 1400. Abbiamo un delisting che, come vedete, tra trapianti e tra pazienti che escono dalla lista per altre cause, che sostanzialmente copre i nuovi ingressi. Però questo vuol dire che abbiamo una quota di pazienti in dropout, come vedete, che si avvicina all'8%, con una mortalità che supera il 4%. Quindi sono dati che sicuramente ci fanno capire che la situazione attuale, per quanto relativamente performante, non è ancora quella ideale, con dei tempi di attesa medi della lista che sono superiori all'anno e mezzo e una mediana di attesa al trapianto che, come vedete, è abbastanza accettabile per i pazienti che arrivano al trapianto, meno di 6 mesi. Tutto questo parte dai donatori. Allora, i donatori sono cresciuti negli anni in Italia, vedete questo grafico che lo fa vedere molto bene, arriviamo al 2022 dove, se il trend si conferma, arriveremo a 1500 donatori utilizzati, che vuol dire 25 per milione di abitanti. È un dato sicuramente molto buono, molto positivo, lo vedremo anche in confronto ad altre nazioni europee. Però questa immagine vi deve far riflettere sul fatto che questa disponibilità di organi non è omogenea in tutte le regioni italiane, e questo è il principale ostacolo, anche questo, perché è chiaro che
in una situazione geografica come quella italiana, dove c'è un'attività di donazione e quindi di trapianto che si concentra nelle regioni del centro-nord, tutto questo si traduce poi in un problema di migrazione sanitaria che tutti conosciamo. In questi ultimi anni c'è stato un miglioramento delle donazioni al sud, ma sicuramente non siamo ancora a livelli, diciamo, comparabili a quelli delle regioni del centro-nord. Abbiamo il problema delle opposizioni, che è ancora, per quanto migliorato, molto rilevante. Abbiamo circa quest'anno il 27% di opposizioni in discesa, però vuol dire che ancora quasi un cittadino su tre si oppone alla donazione degli organi. Abbiamo un'attività di trapianto di fegato che, rispetto a quella di altri organi in Italia, sicuramente ci pone ad un livello anche quantitativo di eccellenza a livello europeo. Quest'anno nel 2021 abbiamo raggiunto il record del numero di interventi, 1.400 trapianti, quasi con una quota di trapianto da vivente, l'abbiamo visto prima, che sta comunque crescendo, anche se è una quota ridotta. L'incremento rispetto al 2020, anno crisi pandemica, è stato del 16%, quindi insomma un incremento importante. A livello europeo, questo è il dato dei trapianti di fegato in rapporto alla popolazione, siamo a 20 trapianti per milione di abitanti, siamo il secondo grande paese europeo, subito dopo la Spagna, che ci supera ma di non molto, considerato il fatto che la Spagna, come donatori utilizzati, ne ha il doppio dei nostri. Quindi questo vuol dire che, rispetto alla disponibilità di donatori, la capacità della nostra rete di utilizzare i fegati disponibili è assolutamente eccezionale, considerato il fatto che noi abbiamo l'età media dei donatori utilizzati più alta di tutta Europa. Quindi capacità di utilizzare donatori marginali, capacità di utilizzare anche le nuove tecniche che consentono di allargare il pool, come per esempio le perfusioni, ne parleremo quando parleremo della donazione a cuore fermo, in un contesto normativo che rende le cose in Italia ancora più difficili. Quindi c'è uno scenario sicuramente positivo, ma ci sono anche le criticità. Quella geografica l'abbiamo detta, basta guardare questo grafico che fa vedere come si concentra l'attività di trapianto nei centri, la grandezza dei pallini rappresenta il numero degli interventi. Noi abbiamo centri, come vedete, che fanno più di 150 trapianti di fegato all'anno, come Torino e Pisa, altri che sono intorno a 100, come Bologna, Niguarda, Modena, Padova, e poi ci sono invece centri che fanno 15-20 trapianti, quindi anche questo è un problema che va affrontato. Il vivente, ripeto, sta crescendo, ma i numeri sono ancora piccoli rispetto ad altre esperienze fuori dal nostro paese. E quindi, per eliminare questo grande ostacolo, molto alto, il discorso e la priorità per il Centro Nazionale dei Trapianti è quello di espandere ancora di più l'utilizzo di tutti i donatori potenziali. Quindi vuol dire utilizzare ancora di più i donatori marginali disponibili e soprattutto allargare lo scenario ad altre forme di donazione, come per esempio la donazione a cuore fermo. L'abbiamo detto prima, i donatori a cuore fermo stanno aumentando in Italia, nonostante una normativa che impone criteri per l'accertamento di morte molto molto rigidi e selettivi rispetto ad altri paesi. Però, nonostante questo, vedete, i numeri stanno crescendo. Questo è il dato del trend annuale delle perfusioni di fegato, quindi organi fegati perfusi e trapiantati. Vedete come crescono questi numeri. Nel 2021 arriviamo a più di 150 fegati perfusi e trapiantati. Quindi sono numeri importanti, che ci fanno capire come questa attività stia lentamente crescendo. Questo è il dato che riguarda le perfusioni dei donatori marginali a cuore battente, quindi donatori DCD. Anche qui vedete come il numero di organi utilizzati dopo perfusione è in continua crescita, e anche nel 2021 il dato è in crescita rispetto agli anni precedenti.
con un numero di centri che stanno adottando questa tecnologia che continua ad aumentare. Abbiamo 17 centri nel 2021, qui il principale limite forse è rappresentato ancora dall'impegno economico per queste procedure, per cui si sta lavorando anche alla possibilità di ottenere dei fondi per finanziare queste nuove tecnologie. Questo è un altro tema sul quale sicuramente dovremo riflettere in modo importante. E vedete come quindi la capacità di utilizzare questi organi determina un incremento del pool che ormai supera il 10%. Vedete, nel 2020 l'incremento è stato del 12%, un incremento medio negli ultimi 6 anni del 5% grazie alle perfusioni. Questo nella donazione di BD, ma anche nella donazione complessiva, dove questo incremento lo misuriamo anche in percentuale maggiore, quindi 8% negli ultimi 6 anni, 16% nel 2020. Quindi sono tutti organi recuperati, e guardate che anche un solo organo in più, un solo trapianto in più, è un'opportunità per i nostri pazienti. E i risultati sono questi, risultati assolutamente eccellenti. Parliamo di sopravvivenze degli organi perfusi a 12 mesi che sfiorano il 90%, sia marginali DCD sia DBD, quindi donatori a cuore fermo. Il confronto anche tra i graft perfusi e non perfusi mostra che assolutamente il dato è del tutto sovrapponibile, quindi non c'è differenza sostanziale tra le due tipologie, come potete vedere. E se ci concentriamo anche sui donatori DBD, quindi donatori a cuore fermo, perfusi e non perfusi, anche qui, come vedete, il dato è assolutamente positivo. Quindi sono trapianti che funzionano bene, che rappresentano davvero un'opzione per questi pazienti. Due parole per finire sul discorso che si faceva prima sulla costruzione di percorsi per i pazienti. Siamo passati, dopo l'accordo di conferenza Stato-Regioni del 2018, da una visione un po' di centro ad una visione di sistema, quindi non si parla più solo di centri di trapianto, ma di programmi di trapianto che hanno ormai un respiro regionale, e quindi in questo accordo sono previsti tutta una serie di requisiti e di verifiche che regioni e centri e centro nazionale trapianti operano sull'attività di questi programmi. Ovviamente queste verifiche non hanno finalità inquisitorie, ma hanno proprio l'obiettivo di stimolare le regioni a mettere a disposizione di questi programmi tutte le risorse che sono necessarie. Cioè, il concetto è che se una regione vuole fare i trapianti, lo deve fare in un certo modo, garantendo una sorta di costruzione, di supporto, di percorso a questi programmi che sia quello più corretto, come diceva prima il professor Ciro parlando del PTTA di Regione Veneto, ma anche altre regioni si sono mosse in questa direzione. Quindi c'è un sistema di verifica periodica, adesso non entro nel merito dei requisiti specifici di questi programmi, vi dico solo che c'è un requisito, ci sono requisiti strutturali, requisiti organizzativi, requisiti di qualità, requisiti di quantità, di numeri di trapianti, sono qui rappresentati. Quindi un centro e un programma performante deve anche garantire un certo numero di interventi e una certa qualità che deve essere dimostrata. Questo ovviamente presuppone il soddisfacimento di un debito informativo verso il Centro Nazionale dei Trapianti. Questa è un'altra criticità molto grande, perché è chiaro che se le informazioni non ci sono non si riesce neanche a fare monitoraggi di questi programmi. Non entro troppo nel merito, ma perché l'abbiamo detto, sull'opportunità che ci offre il PNRR, io mi auguro che sia un ulteriore momento di crescita di un sistema che è sicuramente già solido, ma che ha in questi anni che vengono delle grandi opportunità di ulteriore crescita. Quindi grazie e mi fermo qui. Carlo, il microfono, non ti sentiamo.
Eccomi qua. Allora, dicevo, grazie anche al professor Cardillo per averci dato numeri precisi sulla situazione. Diciamo che il problema fondamentale, quindi di fronte ad una richiesta, una domanda che è importante, superiore rispetto attualmente all'offerta e che condiziona la lista d'attesa che abbiamo visto, però è stato anche detto che molto probabilmente la domanda è una domanda sottostimata proprio in relazione alla difficoltà che ha l'offerta. Ha fatto presente come c'è una gradiente nord-sud anche non solo nelle strutture presenti sul territorio, ma anche sull'elemento di donazione, cioè sul fenomeno della donazione, tant'è vero potrebbe nascere anche la correlazione presenza in un centro in funzione della donazione, chi nasce prima, se il movimento della donazione e quindi il centro o viceversa, tenendo conto che le operazioni di incremento del pool, ne ha parlato, sono allargamento dei criteri, lavorare sulla marginalità degli organi, la donazione a cuore fermo, anche quella aveva detto prima il professor Gillo, ovvero sia anche la possibilità di lavorare sul trapianto vivente, sta comunque incrementando. Quindi grazie poi ritorneremo sugli argomenti e anche sulla relazione con i programmi, anche interessante questa differenza, passaggio concettuale dal centro a programmi di trapianto con tutte le verifiche rappresentano forse l'elemento più sicuro di tutto il movimento dell'accreditamento che ha preso la Toscana dagli inizi degli anni 2000 e il CNE, il Centro Nazionale Trapianti, poi opera però a livello regionale anche con i vari riferimenti regionali. A questo proposito darei la parola proprio ai due colleghi che rappresentano due regioni importanti, quella del Veneto e quella della Toscana, quindi a Giuseppe Feltrin e poi a Chiara Lazzari, per rappresentarci questa filosofia, quello che si fa rispetto a quello che è stato detto sia da Cillo che da Cardillo nelle due regioni. Feltrin, se vuole intervenire. Certo, grazie, buongiorno a tutti, anche grazie dell'invito, ma non posso che ovviamente essere allineato con quanto ha detto il dottor Cardillo, nel senso che effettivamente nella nostra funzione di governance del sistema, governance intesa come capacità di trovare delle soluzioni alle necessità dei professionisti, un aspetto sicuramente importante è quello di muoversi verso la qualità e verso la ricerca di requisiti che siano sempre più performanti e al tempo stesso rispondenti a quelle che sono le necessità della realtà. Noi in Veneto, due numeri, in questo momento siamo molto contenti, nel senso che il nostro profilo di donazione in questo momento ci porta a essere la seconda regione d'Italia come numero di donatori valutati dopo la Toscana e la terza regione, quindi con 60 donatori valutati per milione di abitanti, e la terza, quarta regione come numero di donatori utilizzati con quasi 40 donatori utilizzati per milione di abitanti. Dato importante, ma dato che è, come dire, assolutamente necessario, riprendo un pochino quello che diceva lei, dottor Tomassini, se viene prima l'uovo o la gallina, no? Se vengono prima le donazioni e poi i trapianti o prima i trapianti e le donazioni. È una interazione sinergica, però è evidente, insomma, che i nostri amici spagnoli ci hanno insegnato che senza i donatori i trapianti non si fanno. Quindi in qualche maniera evidentemente una correlazione tra i due fenomeni esiste. E in questo senso, dicevo, sono dati importanti perché noi abbiamo comunque una media di circa 130-140 trapianti di fegato l'anno, di cui una buona quota è fatta appunto dal centro di Padova, diretto dal professor Cillo, e però abbiamo appunto anche un secondo trapianto un centro di trapianto di fegato che è il centro di
di Verona, e nonostante questo non riusciamo mai ad andare al di sotto di una media all'incirca di 200 trapianti, 200 pazienti in lista d'attesa di trapianto di fegato per anno, di cui una piccola parte poi è anche pediatrica. Tanto per riprendere un po' i numeri del dottor Cardillo e riportarli nella realtà veneta, noi nel solo Veneto abbiamo non mai meno di 1300 malati in lista. E dico non mai meno per ribadire un po' quel fenomeno che ha mostrato anche prima il dottor Cardillo, del fatto che esiste una domanda che molto spesso sempre soverchia l'offerta e che ci porta, nelle migliori delle ipotesi, a una sorta di steady state, con una uscita di pazienti per trapianto che viene in qualche maniera colmata dal numero di trapianti che abbiamo fatto per anno. Però è evidente che tutto questo non è mai in grado di soddisfare la lista per intero, e anche noi, anche nella nostra realtà, conosciamo molto bene il fenomeno della mortalità in lista d'attesa, proprio come mancato meccanismo di compensazione. Qual è la strada per noi? La strada per me, secondo me, è quella di ascoltare i centri, di capire le criticità del centro e di mettere in piedi tutti quegli strumenti che possono consentire ai centri di lavorare meglio. Citava il professor Cillo il PDTA sulla Transplant Oncology. Io ricordo a tutti, anche se l'ambito è un po' di diverso, che di recente siamo usciti anche con un PDTA sul trapianto di rene da donatore vivente. Ma indipendentemente un po' dai contenuti, la finalità del PDTA è quella di dire: esiste un percorso, esiste una rete, perché noi abbiamo una rete di trapianti, ma poi dovremo creare e rafforzare la rete delle insufficienze d'organo, che di fatto rappresentano i gatekeeper della rete dei trapianti, perché ovviamente poi il rischio è che dentro questa rete, se qualche parte del sistema resta, come dire, negletta, non vista, ci sia un potenziale rischio di under referral dei casi, che ovviamente rappresenta una cosa che non ci si può, nessuno si può permettere. Per cui, ecco, se dovessi un po' riassumere lo spirito dei PDTA su cui abbiamo lavorato, su cui abbiamo intenzione di lavorare ancora, l'obiettivo è quello di definire degli standard, che sono degli standard di qualità, che riguardano il centro di trapianti, che è chiamato, come dire, a dare una risposta ai bisogni dei centri periferici che richiedono la valutazione di un paziente, ma anche un po' alla volta di definire degli standard dei centri periferici, delle gastroenterologie non sedi di centro di trapianti, affinché in qualche maniera il lavoro sia sinergico e possa migliorare su entrambi i fronti. Chiaramente fare questo da un punto di vista di governance, quindi definire dei criteri di qualità anche per i centri dove si trovano i pazienti, dove vengono visti i pazienti che potrebbero poi necessitare di trapianto, significa offrire degli strumenti, dare delle possibilità e conseguentemente poi individuare delle risorse anche economiche, quindi risorse materiali, perché questi centri possano sviluppare la loro capacità di gestire i malati, di seguire i malati. E al tempo stesso lavorare su questi PDTA significa rafforzare i centri di trapianto per dargli la capacità di mantenere quella recettività a fronte di una domanda che è già importante, ma che paradossalmente potrebbe anche crescere. Noi abbiamo immaginato, ecco, sul PDTA del trapianto di rene, ma credo che questo sia un modello assolutamente esportabile, anche la possibilità di piccoli audit, o più che audit dovremmo chiamarli incontri, nel senso che non hanno mai una finalità di così investigativa, ma con l'idea che i coordinamenti regionali possano andare ai centri dove vengono segnalati i pazienti, quindi i centri di referral dei pazienti, per vedere se gli standard, se le indicazioni vengono mantenute, capire quali sono le aree di criticità e evidenziarle alle direzioni, con lo scopo ovviamente di immaginare dei miglioramenti che possono essere fatti nel tempo, lavorando appunto con le direzioni strategiche aziendali e riportando anche alla programmazione regionale. Io credo che sia un pochino questa la strada, quindi per quanto riguarda la nostra funzione di
di enti che sono tra, di interfaccia tra la programmazione regionale e l'attività delle aziende, la nostra azione è proprio quella di cercare di istituire dei percorsi che siano percorsi di qualità dentro i quali cercare dei punti di progressivo miglioramento, evidenziando ovviamente dei fabbisogni che poi vanno come ultimo fine indirizzati al paziente che necessita delle cure. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare e che ovviamente vorremmo portare anche avanti sui vari fronti, sulle varie tipologie di trapianto. Ma il punto proprio critico è questo: uscire un po' dal paradigma del coordinamento trapianti, che è la sede della donazione piuttosto che del trapianto, e ricordarsi più in generale che il coordinamento trapianti è la casa della insufficienza terminale d'organo che necessita della terapia, di una terapia radicale. Ecco, questo passaggio di paradigma è sicuramente la cosa più importante che noi dovremmo cercare di fare, che stiamo in qualche maniera facendo, ma che sicuramente dobbiamo rinforzare nel tempo. Grazie al dottor Feltrin. Il Chiara Lazzari, un'altra regione. Altrettanto c'è Chiara Lazzari? Sì, buongiorno, non so se mi sentite. Sì, la sentiamo benissimo. Sì. Buongiorno a tutti. Anche in questo caso ci interessava, il Carmillo ricordava che il 30%, 27% di opposizioni si realizzano classicamente in ospedale. Ecco, cercare di migliorare anche questo, anche nella relazione con i familiari nel momento della dichiarazione. Ecco, a lei. Allora, nella nostra regione noi come centro allocazioni abbiamo contatti settimanali con tutti i nostri coordinamenti e un monitoraggio settimanale delle opposizioni, che distinguiamo sostanzialmente in opposizioni in vita e in opposizioni da dei familiari, degli aventi diritto. In generale i dati della Toscana sono dati anche per le opposizioni buoni, in questi primi 6 mesi sono lievemente in deflessione rispetto agli anni precedenti. Possiamo vedere che le opposizioni in vita rappresentano per i percorsi organo circa il 10%, la maggior parte si tratta di opposizione degli aventi diritto. Chiaramente i percorsi donazione si distinguono in quelli di organo e in quelli da tessuti, molto più elevati in quelli da tessuti, meno elevati in quelli sostanzialmente degli organi. Ci sono dei percorsi di formazione e dei gruppi di lavoro che specificatamente si occupano delle opposizioni in relazione alla valutazione di queste con comunità da cultura diversa dalla nostra, che sono anche integrate dal punto di vista sociale, ma hanno dei principi religiosi e culturali che non sono favorevoli alla donazione. Quindi il lavoro rispetto alle opposizioni è un lavoro che necessariamente è continuo. Possiamo anche affermare che nei tre percorsi che esistono in Toscana, quindi la donazione morte encefalica, paziente ricoverato in terapia intensiva, il donatore DCD non controllato, che in Toscana rappresenta un importante contributo, soprattutto per quanto riguarda l'organo fegato, pari circa al 10%, quindi il paziente che muore in arresto cardiaco e che arriva con la rete tempo dipendente nei centri terziari della nostra regione, e infine il donatore controllato. Chiaramente le opposizioni sono diverse: nel controllato per definizione non ci sono, perché il controllato esiste laddove ci sia un consenso. Per quanto se noi confrontiamo il donatore da morte improvvisa, la percentuale di opposizione è inferiore rispetto al donatore morte encefalica. Questo può essere apparentemente contraddittorio, in realtà la morte improvvisa, questo evento drammatico, spesso quasi predispone le famiglie che quando andavamo a parlarci, quasi fanno l'offerta che rimane sostanzialmente dinamico nel tempo. Possiamo dire che nell'anno del Covid, nei pazienti con Covid positivo, in Toscana la percentuale di opposizioni è stata inferiore. Noi abbiamo avuto circa un 25 donatori Covid positivi, la percentuale complessivamente di questo numero, sto parlando di morte encefalica, era inferiore. Quindi è difficile etichettare questo argomento con una sola risposta, ma credo che debba essere studiato in ogni realtà della rete e anche nella realtà toscana, perché potremmo
adesso non è questa la sedia, ma entrare nel fatto che c'è una eterogeneità territoriale in ogni regione, per cui ci sono dei comuni che presentano un alto numero di consensi e ci sono dei comuni in cui ci sia un numero nettamente inferiore. Quindi l'idea personale è che la rete in generale si debba occupare delle opposizioni, distinguendo le forze anche per percorso, e all'interno di questi in vita o per i familiari, e per quanto riguarda i familiari sostanzialmente anche riservando l'aspetto culturale e l'aspetto anche religioso, che molto spesso incidono. Io volevo, se possibile, però aggiungere due parole a quanto hanno detto i colleghi relativamente alla rete e al trapianto di fegato. Posso farlo? Certo. Io volevo riprendere quello che ha detto il direttore e anche il dottor Feltrin, sottolineando che l'impegno è quello di rete. Cioè, da un lato noi stiamo diversificando i percorsi, donatore morte encefale, donatore controllato e donatore non controllato. Quindi esiste un concetto di disponibilità del donatore diverso, cioè il donatore non controllato arriva in qualsiasi momento, c'è una rete territoriale che viene attivata e che attiva il sistema. Quindi da un lato ci sono terapie intensive, ma pronto soccorso, quindi sono attori diversi. Dall'altro c'è un centro trapianto che è diventato nel tempo, come diceva il professor Cardillo, un'entità dinamica, capace di accogliere offerte di donazione anche in contemporaneità. Quindi c'è stata una crescita, questa crescita è stata una crescita culturale, perché le equipe si muovono con tempi che sono anche brevissimi del donatore non controllato. C'è stata una crescita culturale anche per quanto riguarda tutte le machine perfusion, ma soprattutto c'è una collaborazione necessaria al centro trapianti, perché come diceva il direttore c'è una migrazione sanitaria, e quindi i riceventi che vengono fuori dalla regione toscana devono avere l'opportunità, come riceventi residenti in Toscana, di accedere al trapianto. Quindi il sistema allocativo deve prevedere anche una variabile di ricevente che viene da lontano, in maneira tale da gestire le contemporaneità donative. Quindi la rete si sta complicando al fine di avere quei buoni numeri che abbiamo visto per la nostra regione, che sono 49 donatori PMP, ma soprattutto, come diceva il professor Cardillo, una percentuale di utilizzo dei donatori molto alta, che è quasi il 100% per i donatori in morte encefalica, l'80% per i controllati e il 75% per i non controllati. E questo dato si esprime prevalentemente con l'organo fegato, dando dei risultati che sono numericamente al momento superiore all'anno precedente. Quindi questo per dare una misura di quanto questo sistema stia diventando più complesso e richieda una integrazione di rete, non solo trapiantologia, ma come diceva Feltrin, verso il sistema, quindi le terapie intensive, da un lato i coordinamenti di pronto soccorso, per avere gli stessi risultati. Il Covid in questo, non, almeno per quanto la nostra regione, non ha reso il percorso più difficile in termini di donazione, l'ha reso molto più complesso in termini di organizzazione. Scusate se ho preso qualche minuto in più. Non ti preoccupare, grazie alla dottoressa Lazzari. Ma riprendendo poi inviterei innanzitutto Ivan Gardini, presidente di EPA, che già come EPA, come associazione, ci ha accompagnato in tutti questi incontri, se al di là di tutto condivide un po' un'idea che la domanda è superiore all'offerta, però il professor Cardillo ci ha fatto vedere un'Italia fatta con dei colori blu scuri e dei colori chiari. Verrebbe da domandarsi, ma se anche le altre regioni fossero dello stesso colore, quanti organi avremmo a disposizione per il trapianto? Ci sarebbe a porsi anche il problema se riusciremo a capitalizzare tutta questa nuova offerta. Però il problema è sulla domanda, cioè sulle operazioni di sensibilizzazione al trapianto, che ho come l'impressione, anche come voi, avendoci vissuto dentro, abbiano raggiunto il loro massimo di sforzo circa 15 anni fa.
quando iniziavano a partire sull'esperienza spagnola, come ricordavano, una serie di azioni importanti di sensibilizzazione e di sforzi. Poi, come tutte le cose, il mantenimento e la manutenzione è la cosa più difficile, si è perso forse un pochino di tensione e siamo rimasti un pochino fermi con crescita lenta, tant'è vero i dati di donazione in varie regioni non è che stiano migliorando enormemente, sono ottimi, anche sulla, però non sono sostanzialmente stabili. Domando a Gardini, ha qualche suggerimento? Qual è il punto di vista dell'associazione? Se si può fare qualcosa, al momento è sempre più attenta a cogliere le sensazioni percepiti non solo in una regione, ma in tutte le regioni italiane. Bene, buongiorno intanto. Buongiorno. Naturalmente l'argomento a me interessa parecchio perché ho usufruito per ben due volte di un trapianto di fegato e ho usufruito di una sanità eccellente, devo dire, prima, durante e dopo. E questo grazie veramente a dei grandi professionisti che sono rimasti nel sistema sanitario nazionale, non sono migrati, diciamo, in lidi più remunerativi, magari anche un po' più, diciamo, organizzati e sono rimasti qui in Italia a fare, come dire, a costruire delle fabbriche dei miracoli, perché queste sono. Allora, dal mio punto di vista succede questo, che nel corso del tempo sono nate parecchie microassociazioni di associazioni di pazienti trapiantati che si sono, come dire, si sono affiancate a quella che è la rete trapiantologica e che fanno, innanzitutto, fanno un lavoro straordinario di accoglienza, di aiuto proprio pratico, diciamo così, no? Il fatto di trovare degli alloggi, il fatto di rassicurare la famiglia, trovare la location giusta, in un momento difficile sia per il ricevente sia per tutta la famiglia, perché ricordiamoci che tutto ciò coinvolge tutta la famiglia, non è solo, diciamo, una questione individuale, e che è qualcosa che stravolge la vita proprio dell'intero nucleo familiare. E questa rete di associazioni sono anche una grande risorsa divulgativa, che però secondo me non viene utilizzata, diciamo, al meglio, al 100% delle possibilità, perché troppo spesso vengono coinvolte le associazioni solo durante quella che può essere la giornata del dono, ecco, questi eventi, diciamo, ricorrenti annualmente, no, ma poi chiaramente l'informazione si viene un pochino a meno, no? Mentre invece questa è una materia che ha bisogno di una informazione continuativa. Innanzitutto sarebbe opportuno inserire la donazione degli organi all'interno di quelle che sono le materie scolastiche. Cioè, non è possibile che nei percorsi formativi dei nostri ragazzi non ci sia uno spazio, diciamo, dedicato alla salute, dei grandi temi della salute, quindi trapianti, vaccini, le malattie infettive trasmissibili. Queste ormai, diciamo, sono tutti argomenti che stiamo tutti toccando con mano e dovrebbero essere inserite come appunto materie scolastiche, dentro le materie scolastiche. E devo dire che ovviamente il metodo, il mezzo più efficace è chiaramente riuscire ad entrare in un contenitore televisivo, perché il contenitore televisivo chiaramente riesce a produrre un impatto nella mente delle persone di gran lunga superiore che un dépliant o qualunque altro strumento informativo, proprio perché esiste ancora la cultura del sospetto, no? E a questo proposito devo dire che forse sarebbe il caso di trovare delle parole un po' meno cruente della donazione a cuore battente, perché queste tre paroline, se vengono divulgate alla popolazione generale, dal mio punto di vista, non aiutano. Perché se tu chiedi a una persona qualunque cosa ti viene in mente con tre parole, donazione a cuore battente, probabilmente a qualcuno gli viene in mente che ti prendono l'organo quando sei ancora vivo. No, perché queste sono cose importanti, cioè come si comunica
come dire, perché questo poi in tante persone è l'elemento centrale, cioè la paura poi di essere ancora in vita quando ti viene asportato l'organo, diciamo così, no? Ecco, e questo secondo me è un punto da sistemare quando si fanno le grandi divulgazioni di massa. Ecco, quindi dicevo, questa rete di piccole associazioni, ma che fanno un lavoro straordinario, io penso che dovrebbero essere coinvolte maggiormente, dare loro degli obiettivi e tutti insieme cercare di fare squadra, no? Insieme alla rete trapiantologica. Proprio perché le associazioni di pazienti, che sono ovviamente gestite da persone che hanno fatto un trapianto, quindi sia un donatore sia un ricevente è un potenziale testimonial, non c'è niente da fare. E questo dà, come dire, anche un senso di sicurezza alle persone che si rivolgono all'associazione, perché sanno di poter trovare persone che hanno già fatto, come dire, un certo percorso e possono trasferire quella serenità o quella, come dire, piccola garanzia che le cose vanno veramente bene dopo il trapianto. No, possono, certo, capita sempre, chiaramente, purtroppo, qualcosa che non va, che poi può essere risolto o meno, ma è raro. Lo abbiamo visto a 12 mesi cosa succede, il 90% di sopravvivenza è straordinario, e quindi diciamo sfruttare di più questa rete di volontariato, questa rete di terzo settore che può effettivamente dare una grande svolta. Purtroppo non ci sono grandi sponsor che possono finanziare progettualità importanti. Ed è proprio per questo che in effetti, sulle tante cose che servono da poter prendere dal PNRR, certamente anche attività, diciamo, risorse per attività divulgative di un certo tipo. Inoltre, un coordinamento potrebbe benissimo avanzare delle richieste alla maggior parte delle reti televisive di dedicare dei momenti, diciamo, educativi. Io credo che se esiste una RAI, dovrebbe, come dire, anche dispensare educazione ai cittadini, questo potrebbe essere un altro tema su cui poter discutere, perché davvero se facciamo 2 o 3 trasmissioni televisive noi recuperiamo donatori, io ne sono certo, portando magari testimonial di donatori e testimonial di riceventi che sono in vita, che sono in buona salute, che contribuiscono come dire, alla società, in questa catena poi di solidarietà. Ricordiamoci che appunto la stragrande maggioranza delle associazioni di trapiantati sono fatti da trapiantati che hanno ricevuto, diciamo, questo particolare dono. Grazie al presidente EPAC Ivan Gardini, che giustamente dice: ma utilizziamole queste risorse del volontariato, delle associazioni, eccetera, non solo così nei giorni di festa, ma sempre. Forse sarebbe da capire esattamente come queste potrebbero stare bene dentro la nuova organizzazione territoriale, perché nelle altre comunità, teoricamente, giorno per giorno aiuta più che una... Intanto che ci sono, volevo aggiungere solo una cosa. Il professor Cillo ha detto una cosa verissima. Il referral precoce. Esatto. Perché alle nostre centraline arrivano storie esattamente così. Arrivano storie di persone che non si capisce perché vengono, come dire, bloccati all'interno di, come dire, di un ospedale, di un pronto soccorso, di una medicina interna e non vengono inviati per tempo alla valutazione di un centro trapianti. Questo qui effettivamente fa perdere davvero non solo anni di vita, ma rischia di far perdere la vita stessa. Questo ritardo con cui, diciamo, vengono inviate le persone a una valutazione, in special modo pazienti col tumore a fegato, perché lì è una questione di me. Ivan, ti abbiamo perso. Si è bloccato. Direi di andare avanti, poi quando si ricollega gli diamo la parola. Certo. Allora, proprio su questo ultimo punto, chiudiamo una prima carrellata e soprattutto
sulla fase pre-trapiantologica, chiedendo al professor Giuseppe Tisone proprio la sua esperienza, il suo punto di vista, le sue riflessioni su quello che è stato detto finora, in modo particolare anche sull'importanza di un referral precoce nella sua esperienza. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. È chiaro che non posso che aggiungermi a quello che è già stato detto, con parole sacrosante. È vero, in effetti, specialmente in passato, ma ancora esiste questa situazione in cui il referral è un po' più tardivo, o comunque l'ipotesi del trapianto viene presa in considerazione, non dico quasi come un'ultima spiaggia, ma insomma come una cosa da riservare magari alla fase terminale della malattia. E questo è assolutamente sbagliato. Sa un po' la differenza che esiste per esempio col trapianto renale, no? È che lì il paziente ha cominciato la dialisi o comunque ha una, chiamiamola terapia sostitutiva che comunque lo mantiene in vita. E questo purtroppo nel fegato non c'è. Allora l'epatologo, alcune volte anche il medico di base, perché non ci dimentichiamo che spesso questi pazienti vengono seguiti dal loro medico di famiglia, non sempre vanno in un centro super specialistico. Ecco lì che bisognerebbe capire che una volta individuato un problema, ecco, questa opzione, che come è stato già detto è un'opzione anche con risultati importanti ed eclatanti, ecco, deve essere presa fin dall'inizio, quindi cercare di creare una connessione fra il territorio, la periferia e magari anche i centri specialistici, perché solo questo potrà poi consentire di fare un percorso a questi pazienti, non dico agevolato, ma un percorso che li porterà ad essere valutati appropriatamente. È vero, i numeri dimostrano che la trapiantologia italiana è migliorata, ha buoni risultati, aumentano anche i numeri, però sicuramente noi non vediamo la parte inferiore dell'iceberg, perché ci sono alcuni pazienti ai quali, a mio giudizio, questa opzione non viene nemmeno offerta. E quindi, se noi avessimo soltanto quei numeri là, non ci dimentichiamo che l'epatopatia cronica mi sembra che rappresenti ancora la terza causa di mortalità nel nostro paese, quindi stiamo parlando di una malattia molto importante e diffusa. E devo dire che la maggioranza di questi pazienti, è chiaro che non è che sarebbero tutti trapiantabili, questo è ovvio, però a questi pazienti magari non è mai stato offerto un certo tipo di percorso, per cui su quello ha lavorato molto attiva per far capire che questa opzione è un'opzione reale e concreta. Grazie. Professore, vi do la parola velocemente per chiudere a Gardini. Ivan, ci sei? No, non c'è. Sì, ci sono. Ah, ecco, ti volevo far finire lì. Sì, bravo, esatto. No, volevo dire, cercare di anticipare, no, l'evoluzione della cirrosi, diciamo cercando di scoprire le cirrosi ancora sommerse. Basterebbe chiedere ai medici di famiglia di andare a vedere nei loro database chi ha piastrine basse, ad esempio, che è un semplicissimo esame che però dice tantissimo, perché o è un problema di fegato nella stragrande maggioranza dei casi, o c'è un problema di autoimmunità o qualcosa del genere. Ecco, insomma, non sono certo io l'esperto di turno, ma queste cose bene o male le conosco. E andando a... perché molte persone non riescono neanche a volte a immaginare di avere una malattia di fegato, si sentono stanche, un po', insomma, ci sono, diciamo, una serie di sintomi che sono abbastanza chiaramente legati alla cirrosi, che però un medico di famiglia a volte non riesce a cogliere, diciamo così, immediatamente, no? Perché poi sono queste le cose che contano. E allora un semplicissimo, andare alla ricerca di un semplicissimo esame strumentale potrebbe dare luogo ad approfondimenti che nella maggior parte dei casi porterebbero l'invio, diciamo, di queste persone non consapevoli di avere una cirrosi a una valutazione patologica e, perché no, se serve, una valutazione trapiantologica. Ecco, questa qui era
la cosa che volevo terminare di dire, e infine un esempio di quello che le associazioni possono fare. Noi avevamo una nostra iscritta che, diciamo, purtroppo, una persona straniera che purtroppo doveva fare il trapianto di fegato, non sapeva dove rivolgersi. Noi ci siamo messi in contatto con un'altra associazione, quella di Pisa, con cui siamo in ottimi rapporti. Alla fine il nostro coordinamento ha fatto sì che di portare questa persona al trapianto, ed ora questa persona è stata trapiantata, sta benissimo e continua a ringraziarci. Naturalmente non l'abbiamo certo fatto noi il trapianto, però insieme due associazioni hanno portato questa persona nel posto giusto al momento giusto. Ecco, questo è un altro piccolo esempio di quello che fanno anche le associazioni di pazienti, che nessuno mai ricorda, diciamo così. E io mi corre l'obbligo di fare presente che c'è un potenziale probabilmente non troppo sfruttato ancora. Grazie. Lo ricordava proprio la professoressa Burla, il fatto che sono sintomi, cioè sono patologie silenziose queste. A lei la parola come coordinatrice, come responsabile commissione trapianti AISP. Deve attivare il microfono. Se mi permette, prima di parlare del ruolo nell'ambito di AISP, vorrei rispondere a Divan Gardini dicendo che non è solo con le associazioni, sa benissimo, tutte le persone che sono qui collegate, non sarà un caso, sono assolutamente legate non solo a quello che lei ha fatto, perché lei è un'immagine nell'ambito del legame tra i pazienti e i professionisti del trapianto, ma anche in generale molti di noi contribuiscono, perché crediamo fortemente nel ruolo delle associazioni, delle fondazioni. Non lo crediamo soltanto noi, ma finalmente lei sa come si sta muovendo l'Europa, e quindi a fatica stiamo attendendo che vengano date delle indicazioni precise sul riconoscimento europeo, quindi delle associazioni e delle fondazioni, tanto che ci sarà l'obbligo che nel CDA ci siano proprio i pazienti perché vengano riconosciute. Quindi sono dei passi avanti molto lenti, devo dire molto lenti, ma ci sono. E per ritornare sempre, se posso, dottor Tomassini, a quello che ha detto sia questo Tisone che Ivan. Effettivamente lo sappiamo, l'ha detto anche il professor Cillo, c'è la rete del referral per la parte oncologica. Poi la carenza è preoccupante, perché la carenza di un mancato referral oncologico è preoccupante, perché il paziente purtroppo ha un unico destino. Ma anche in generale, proprio sul riconoscimento di quella che è la patopatia, Ivan ha parlato proprio di un dato molto semplice: possono essere transaminasi, può essere le piastrine. E se posso consigliare la lettura di un po' impegnativo come lavoro, però una commissione che ha voluto l'EASL, che è l'Associazione Europea di Studi del Fegato, con la rivista Lancet, ha lavorato 4 anni per portare un documento di circa una 60 di pagine proprio su questo argomento, in cui si affrontano le posizioni dei pazienti, le posizioni dei medici di medicina generale, da lì fino ad arrivare a tutta la rete dei professionisti, fino ad identificare proprio la malattia del fegato, con l'auspicio, nessuno di noi vorrebbe arrivare al trapianto. In primis i chirurghi, così lavorerebbero un pochino meno, che devono lavorare giorno e notte. Quindi cerchiamo anche in questo senso, tornando al discorso di prima sulla prevenzione, se avete piacere di leggere, è stato pubblicato sull'ANSET, ed è proprio il report di questa commissione, e tratta esattamente degli argomenti di cui stiamo parlando oggi, aggiungendo anche il problema dello stigma, perché anche su questo Ivan è molto sensibile. C'è alcune malattie, lo è stato l'epatite C, lo è stato l'HIV, lo è stato l'epatite B, ma anche adesso la steatosi. Non credete che sia tanto semplice riuscire a parlare dell'obesità, ad esempio, né con i pazienti né con i medici di medicina generale, perché i pazienti possono sentire, come una volta succedeva per l'alcol, adesso succede con l'obesità, che diventa patologica. Quindi ci sono tantissimi aspetti che, anche grazie alle vostre iniziative di motore sanità, bisognerebbe veramente cercare di diffondere di più. Ecco, quindi sono andata un po' oltre quello che mi è stato chiesto, però la discussione è stata molto interessante, quindi ci tenevo a fare questa puntualizzazione. Poi più tardi, se avrà piacere, posso anche parlare di cosa significa la Commissione per i trapianti. Grazie a lei. Oh, è stata chiamata in causa, nel senso positivo del termine, come
integrazione di tante professionalità, il medico di medicina generale. Abbiamo Maurizio Scassola, segretario regionale della FIMG del Veneto. È collegato? Sì, buongiorno a tutti, grazie. Sembra che abbia solo da rispondere. No, a parte gli scherzi, il suo contributo su questo, anche alla luce di quello che sta emergendo, un po' la necessità di un'anticipazione di tutti i tempi, e vuol dire per tempestività anche problemi organizzativi e di relazioni strutturate fra i tanti protagonisti dei tanti attori della nostra sanità. Sì, grazie a tutti per questa opportunità e grazie ai colleghi. Ho preso molti appunti, sono particolarmente contento di aver sentito e visto i colleghi Burra, Cillo e Feltrin, di cui ho apprezzato l'intervento e sono particolarmente orgoglioso dei risultati del mio Veneto. Quello su cui dobbiamo lavorare, credo, come emerso d'altronde dai vostri interventi, sono diversi livelli. Innanzitutto considerare il paziente, e lo diceva anche bene il dottor Gardin, ogni storia è una storia molto particolare, molto intrigata. È intrigante perché avete visto l'etiopatogenesi, l'avete elencata, è molto molto multifattoriale, e sottende questa multifattorialità anche condizioni sociali, culturali, economiche, storie cliniche molto personali e peculiari. Questo lo dico in premessa perché su questa base di conoscenza il medico di famiglia deve ragionare in termini di prevenzione e di controllo della malattia, del momento pre-trapianto, del momento post-trapianto, relazionandosi in maniera molto stretta ovviamente con i colleghi specialisti. È una cosa che emerge secondo me dall'esempio trapiantologico, perché vorrei cogliere questa occasione anche per dirvi che stiamo discutendo di una situazione emblematica che ha dentro di sé un concentrato di problemi ed è un indicatore della capacità del sistema di andare incontro ai bisogni di una persona e della sua famiglia. Quindi questo non è soltanto il trapianto. E la prima cosa che vorrei con voi combattere, alla quale vorrei oppormi, è il concetto che tanto il trapianto di fegato è una cosa per pochi eletti, molto specialistica, che riguarda soltanto pochi soggetti. Ecco, dobbiamo questo un discorso culturale combatterlo con cosa? Con l'informazione, con la formazione. È emerso molto spesso anche qui come il trapianto necessita di un rapporto anche medico-paziente molto intimo, molto particolare, e su questo rapporto si creano i risultati. Ecco che si deve combattere quel 27% di negazioni, si deve combattere anche la poca cultura, ma direi anche diffusa, poca cultura, scarsa cultura nella classe medica. Ma come posso spiegarmi senza porre l'indice contro nessuno? Io parlo ovviamente da medico di famiglia e credo che il rapporto medico-medico sia un punto fondamentale che forse viene insieme al rapporto medico-paziente in quest'area. E allora giustamente è emerso come non deve essere soltanto il centro di eccellenza il punto nodale del sistema, ma deve esserci una caduta culturale, organizzativa, personale, che deve prendere dai centri hub e centri spoke fino alle unità operative, che possono essere quelle di gastroenterologia, di malattie infettive, di medicina interna. Ecco, direi che deve esserci una caduta diffusa di culture di sensibilizzazione, perché tutto quello che abbiamo detto, che avete detto oggi, riguarda proprio questo aspetto. Ovviamente il medico di medicina generale deve essere posto di fronte a una responsabilità, che è quella di formarsi, di essere formato, di cooperare con tutti questi colleghi, ma soprattutto di prendere in considerazione che il trapianto è un suo problema anche, perché non dobbiamo, fra virgolette, pensare che la prima cosa da fare è passare la palla ad altri. Ecco, credo che in tutto quel percorso che avete delineato oggi c'è un ruolo formidabile, strategico, del medico di medicina generale, dalla donazione
fino al follow-up del paziente trapiantato, ma della preparazione del pre-trapianto. Allora, una domanda che vi faccio, che faccio a tutti i colleghi, è questa: quali sono le conoscenze che oggi un medico, e non soltanto un medico di medicina generale, ma un medico non specialista, non trapiantologo, deve avere per poter gestire con serenità, consapevolezza e con responsabilizzazione un paziente complicato? Come prevenire le complicazioni, come riuscire a trattare nella più larga autonomia anche un paziente nella fase pre e post trapianto, quali sono le indicazioni per la visita specialistica? Ma dirò di più, scusatemi se vi faccio tante domande, ma credo che sia importante oggi che ce le elenchiamo le domande, per capire anche i problemi formativi e informativi che tutta la classe medica ha, e nello specifico il medico di medicina generale. Quando si attiva la visita specialistica? E quale visita specialistica? Perché giustamente Giuseppe Feltrina ha posto la questione che dobbiamo coinvolgere tutte le strutture, tutte le unità operative, anche semplici, della nostra regione, del nostro territorio, perché è da lì che nasce il problema, dalla crescita comune, scientifica, professionale e dalla rete, perché poi parliamo di reti, ma se non mettiamo in pratica i corridoi per costruire la comunicazione medico-medico, sarà ben difficile venire fuori e trovare risultati. Credo che sia molto importante capire quali sono le competenze che un medico di famiglia, ma in genere un medico, mi permettete, in senso lato, internista, in qualsiasi luogo lavori oggi, debba avere per poter essere attento e prevenire e prevedere l'evoluzione di una malattia che può portare al trapianto. Questa è una domanda che credo dobbiamo assolutamente porci. Una cosa che mi ha molto interessato è il problema anche degli adolescenti, perché gli adolescenti, quando parliamo di periodo adolescenziale, entriamo in un campo estremamente grigio, dove ci sono tutti e non c'è nessuno, e dove l'adolescente, per definizione, è una persona malata molto molto particolare. Allora io credo che quello che ha detto, mi sembra, la dottoressa Burra, anche riguardo all'obesità, e a tutto quello che deriva a livello epatologico anche dell'obesità, ecco, sia un fenomeno molto importante, perché l'educazione rispetto agli stili di vita, ma rispetto alla prevenzione e al trattamento dell'obesità nell'età adolescenziale, è uno dei problemi storici che ci poniamo oggi, soprattutto in questo periodo pandemico che ha slatentizzato di tutto e di più, anche dal punto di vista della malnutrizione, della cattiva alimentazione e dello stato malnutrizionale delle persone. Ecco, credo che un'altra riflessione molto interessante che è stata fatta è rispetto alla popolazione extracomunitaria. Io ho una collega di medicina generale a Mestre che fra i 1500 pazienti ne ha 800 del Bangladesh. Io vi pongo questo problema perché veramente è un problema emergenziale. E allora, come aiutare questa popolazione e questo medico di questa popolazione così particolare e peculiare ad affrontare i problemi che sono assolutamente da affrontare in termini di cooperazione, di equip, di squadra? L'altro problema grandissimo, vado a flash, dottor Tomasini, poi mi fermo per queste ulteriori provocazioni. L'altra questione è la vaccinazione. Cioè, credo che stiamo ponendo, noi tutti, classe medica, molta poca attenzione sulle altre vaccinazioni, sulla vaccinazione contro le epatiti, la pneumococcica, la antinfluenzale. Ecco, io credo che mai come in questa fascia di popolazione particolarmente fragile dobbiamo porre il problema della fragilità. La fragilità non è soltanto il paziente anziano, non è soltanto il paziente immunodepresso o con malattie croniche gravi, sono anche questi pazienti e i loro familiari. Quindi il compito del medico di medicina generale è molto complesso, ma deve avere questa grande visione generale del problema. Grazie, poi sono pronto a intervenire per la seconda tornata.
Grazie, dottor Scassolo. Veramente interessante anche e soprattutto le domande che ha posto, a cui ora mi ha tolto quindi l'onere di fare le domande, perché sono le sue, a cui chiederemo una riflessione al professor Toniut, alla dottoressa Ponzani, al professor Fagiolo e al dottor Bongini. Però facevo una riflessione e lascio anche ai colleghi che interverranno ora. Esistono tante reti, oggi stiamo parlando della rete che assiste il fegato, quindi la rete patologica più o meno strutturata, ma ci sono reti ematologiche, reti diabetologiche, reti reumatologiche, reti oncologiche, eccetera. Gli specialisti sono tutti nella rete, tutti quelli lì. L'unico che è in tutte le reti è il medico di medicina generale, che dal punto di vista anche organizzativo, gestionale, formativo, credo che rispetto a questa le domande che ha posto il dottor Scassoli siano proprio più che pertinenti, che forse richiedono proprio una risposta anche in termini non solo strumentali ma anche organizzativi. Professor Toniut, a lei la parola anche per dare una riflessione, un contributo anche su quello che è stato appena detto, poi a suo giudizio su tutti gli altri interventi che sono stati fatti. C'è il professor Toniut? Sì, sì, ci sono. Sentite? Buongiorno e ben trovato. Buongiorno anche a lei, dottor Tomassini, e grazie anche da parte mia agli organizzatori Motore Sanità per queste veramente lodevoli iniziative. Mi ha molto colpito l'intervento del dottor Scassola, perché è come se avesse letto nel mio pensiero, cioè mentre ascoltavo stamattina questa vostra gli interventi di tutti i colleghi estremamente puntuali, io pensavo esattamente a questo, cioè mentre nella sopravvivenza a breve post trapianto abbiamo raggiunto dei risultati assolutamente straordinari, tra l'altro con pazienti sempre più difficili e con fegati sempre più, diciamo, derivanti da donatori con problemi. La mia impressione è che noi abbiamo contribuito a migliorare le conoscenze all'interno di noi specialisti, e abbiamo progredito in maniera velocissima su questi ambiti e probabilmente ci è mancata forse un po' il tempo per poter cercare di rendere queste conoscenze che sono molto progredite a disposizione anche di colleghi che non lavorano all'interno del centro trapianti. E forse questo ha determinato un po' uno scollegamento tra i due sistemi e la necessità quindi, come dice giustamente il dottor Scassola, di avere una informazione maggiormente puntuale su quella che è la problematica delle malattie del fegato, delle indicazioni del trapianto, di quali sono i momenti cruciali della storia naturale del paziente con malattia di fegato per poterlo inviare una visita specialistica. Io porrei l'attenzione, visto che il punto non è ancora stato toccato stamattina, su un dato molto impressive, cioè la mortalità a lungo termine dei pazienti trapiantati di fegato avviene generalmente con un graft funzionante. Quindi questi pazienti muoiono per condizioni diverse da quelle di una ripresa di malattia di fegato o di un cattivo funzionamento del graft. E questo succede perché sono pazienti maggiormente vulnerabili a complicanze cosiddette metaboliche, la professoressa Burra le ricordava molto bene prima, l'obesità, l'ipertensione, il diabete, le neoplasie de novo in virtù dell'immunosoppressione. E quindi se noi vogliamo veramente incidere su questa parte di mortalità a lungo termine, non possiamo prescindere dall'avere una collaborazione assoluta con il medico di medicina generale e con i nostri colleghi specialisti degli ospedali hub, internisti, gastroenterologi, infettivologi.
non è altrettanto possibile ipotizzare un modello che preveda che il follow-up diciamo sistematico del paziente trapiantato sia sempre ed esclusivamente in carico al centro trapianti, per una ragione anche proprio numerica. Nessun centro trapianti, per quanto grande, potrebbe mai farsi carico, diciamo, sistematicamente della mole enorme di pazienti che fortunatamente, per alcuni aspetti, sta sempre di più crescendo. Per cui l'aspetto che secondo me deve essere particolarmente enfatizzato è quello che il centro trapianti debba cominciare a, studiare delle strategie di informazione scientifica e clinica ai colleghi non operanti all'interno del centro, ma soprattutto debba cominciare a ipotizzare modelli organizzativi che deleghino la gestione del paziente trapiantato per gli aspetti internistici, ovviamente al territorio, a un territorio strutturato al quale sia stata fatta la corretta informazione, con il quale ci sia un meccanismo di referral back molto semplice ed efficiente, e questo credo che sia l'unico sistema per fare in modo che, se noi abbiamo grandi sopravvivenze post-trapianto nel brevissimo termine, possiamo massimizzare questo risultato aumentando ulteriormente la sopravvivenza di questi pazienti nel lungo termine, prevenendo e curando quelle che sono quindi complicanze che generalmente non dipendono da un cattivo funzionamento del fegato. Grazie, professor Toniotto. Darei la parola allora sulla stessa riflessione e contributo alla dottoressa Ponziani. Sì, salve, buongiorno, anch'io mi associo ai complimenti per questa iniziativa di Motore Sanità, che logicamente è sempre utilissima. Vedete quanti spunti veramente importanti, ma anche molto interessanti, di discussione emergono da un argomento così complesso. Diciamo che, ecco, io e la maggior parte dei colleghi che sono connessi chiaramente vedo la questione dalla parte del medico, che è proprio in contatto con il paziente e con le sue, insomma, necessità e difficoltà. Sono emersi da tanti spunti, appunto, di riflessione, tra cui appunto avevo appunto visto come è importante far emergere che comunque c'è una centralità di pazienti con necessità diverse, come ha detto appunto la professoressa Burra inizialmente, pazienti di età diverse, con malattie diverse, che quindi hanno proprio effettivamente delle storie di malattia diversa e spesso appunto delle lunghe storie, ma alcuni anche delle storie molto brevi, con un decorso di malattia molto rapido. E quindi dobbiamo anche capire che questo si associa ad un vissuto appunto familiare, dei cosiddetti caregiver, di cui abbiamo parlato tante volte oggi, no? Perché alla fine sono quelli che spesso, quando c'è bisogno di donare gli organi, ad esempio, sono talvolta quelli che vengono autorizzati a decidere, che abbiamo visto in un caso su tre dicono no, in effetti, ma sono anche quelle persone che stanno vicino ai pazienti e che effettivamente si fanno carico poi della loro sofferenza e che si trovano ad accudirli per tutte le loro necessità. Quindi vedete quanto effettivamente ci sono due facce della medaglia, che poi secondo me hanno anche dei sentimenti molto condivisi, no? Che spesso sono quelli della paura, spesso dell'incertezza, del dubbio, effettivamente. E su questo sicuramente tanti sforzi in più, sicuramente anche noi medici, ma anche appunto le associazioni dei pazienti, devono essere fatti soprattutto sull'informazione. L'informazione divulgata con i media, ma anche con i social, che attualmente effettivamente possono raggiungere anche i più giovani e che magari sono quasi più seguiti della TV ormai. E poi anche, diciamo, informazione che viene fatta tra noi medici stessi, come appunto diceva il medico di medicina generale Scassola. Insomma, ecco, effettivamente è giustissimo che loro vengano supportati, aiutati dal punto di vista formativo chiaramente, ma insomma loro hanno un background culturale che chiaramente li mette in condizioni di poter affrontare determinate situazioni, ma
sappiamo appunto che, come diceva Pierluigi, le conoscenze in questi ambiti corrono effettivamente, si sviluppano molto velocemente. È chiaro che non tutti sono specialisti del campo e che quindi anche chi non è specialista possa essere aggiornato almeno su quelle cose che gli permettono di svolgere la sua vita di tutti i giorni, insomma, a fianco dei pazienti per tutte le loro necessità, anche in direzione di un occhio, diciamo, sulla prospettiva trapiantologica, che deve essere anch'esso appunto aggiornato, come dicevamo. Sicuramente, ecco, un problema che noi vediamo e che forse, diciamo, su cui appunto mi voglio soffermare è quello della la migrazione sanitaria. Sicuramente è un problema. Diciamo che poi quelle regioni dove c'è un tasso di donazione sicuramente molto basso sono quelle da cui provengono molti dei pazienti che io vedo in ambulatorio, perché io faccio lavoro in centro Italia, quindi Roma, e molti pazienti che effettivamente vediamo provengono dal sud, che abbiamo visto è uno di quei posti dove effettivamente anche per un retaggio culturale, spesso sulla donazione, ci sono dei problemi. Diciamo, lavorare su questo sicuramente è una cosa fondamentale, e poi dobbiamo anche pensare che diciamo, i centri dove noi lavoriamo, e questo l'ha detto bene Pierluigi, sono soprattutto sovraccarichi a volte di tante cose che effettivamente richiedono non solo, diciamo, da parte nostra sicuramente ci deve essere l'impegno sul referral, che deve essere anche molto agevole. Per esempio, noi stiamo sperimentando, e questa è una cosa molto, molto, diciamo, una delle poche cose buone, insomma, che ha lasciato il Covid, anche delle forme di telemedicina e di contatti con alcuni colleghi che per esempio sono della regione Abruzzo, per cui noi facciamo centro di riferimento per il trapianto, e quindi spesso ci interfacciamo con loro su alcuni casi complessi che richiedono magari una, come dire, un feedback anche abbastanza rapido, comunque di sapere se il paziente va inviato al centro trapianti per un referral, ma anche in ambito di AISP, insomma, l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, è stato diciamo, studiato un sistema anche applicativo, i centri romani l'hanno utilizzato appunto per il referral dei pazienti, almeno per la selezione dei pazienti che devono fare con una visita specialistica, e anche per scremare quindi che effettivamente non ne hanno necessità e quindi avrebbero poi sovraccaricato il sistema magari senza appunto una necessità stringente. E diciamo che i nostri centri sicuramente dovrebbero essere migliorati dal punto di vista delle capacità di ricettività, lo diceva anche la collega, insomma, toscana, però diciamo dobbiamo essere anche messi in condizione di poter fare un referral back appunto sul territorio, dove appunto il paziente, come dice Pierluigi, per fortuna ha una lunga vita dopo il trapianto, possa anche fare lo screening delle complicanze, essere seguito dal punto di vista metabolico, cardiologico e quant'altro, anche per la prevenzione tumorale, eccetera, come appunto se fosse seguito in un centro terziario. Effettivamente questo purtroppo capisco, i medici di base sono in condizioni di non poterlo fare già per molti assistiti, e quindi insomma siamo sempre in un sistema con risorse limitate, dovremmo cercare appunto di implementare anche molte cose, di snellirle anche dal punto di vista burocratico, questo sicuramente aiuterebbe. Grazie, e con questo invito alla semplificazione al professor Fagioli. Buongiorno a tutti, c'è tanta carne al fuoco. Tantissima. Proverei a seguire la scaletta per vedere di magari portarci a qualche considerazione più pragmatica, cioè cosa dovremmo davvero fare, perché se ci aspettiamo sempre che faccia qualcosa qualcun altro diventa un problema. E allora, molti di noi sono invecchiati occupandosi di trapianto in questi ultimi 25-30 anni. Abbiamo tutti assistito a una meravigliosa cavalcata dalla fase pionieristica alla fase del consolidamento. Adesso siamo nella fase della qualità della vita e dell'ottimizzazione, e soprattutto dell'ottimizzazione dal punto di vista etico, cioè dell'accesso. E questa è una fase molto delicata, perché vuol dire avere uno strumento efficace e renderlo uno strumento efficiente, che non è proprio così automatico. In più siamo nel mezzo, come hanno già detto, accennato i colleghi prima, ad un cambio epidemiologico rilevante. Cioè le vecchie o le consolidate indicazioni al trapianto si stanno riducendo e stanno crescendo due categorie che sono molto molto complesse: i pazienti oncologici, come è stato detto,
ma ai cosiddetti pazienti metabolici, che possono interessare in un modo o nell'altro fino al 20-25% della popolazione. E quindi, se si parla di prevenzione, è chiaro che i nostri paradigmi devono cambiare assolutamente, perché queste cose avranno un impatto sull'accesso alle cure, ma di conseguenza sull'accesso all'ipotesi trapianto, avranno un impatto sui criteri di selezione che stiamo già cambiando e dovremo continuare a rendere dinamici, hanno un impatto clamoroso sulla gestione e la sorveglianza. Fra un po' avremo farmaci sia oncologici che per le malattie metaboliche certamente molto più efficaci, ma ancora non abbiamo dei principi e dei corretti modelli di sorveglianza in popolazioni che sono diverse da quelle che abbiamo seguito negli ultimi anni. E dobbiamo chiederci se tutto questo può avere un impatto sull'outcome, quindi grande impatto. E dopo c'è l'aspetto che è il nodo, cioè l'accesso ai centri, le reti dei centri, i percorsi di follow-up. Ora, parliamo tutti di reti, parliamo tutti di PDTA. Ci dimentichiamo due cose, che le reti sono faticosissime da costruire e quindi uno, quando comincia a lavorarci, si chiede quotidianamente se non stia facendo un lavoro inutile, perché spesso questo è il problema, però è il presupposto fondamentale. Ma le reti devono avere delle regole, che sia un modello hub and spoke o qualunque modello liquido che si vuole creare, deve avere delle regole di comunicazione anche dal punto di vista contrattuale, cioè deve essere chiaro che c'è un rapporto solido da questo punto di vista, e questo è quasi mai esistente. Come pure parliamo di PDTA in maniera estesissima e dimentichiamo sempre l'aspetto più cruciale dei PDTA, cioè che devono concludersi con degli indicatori di processo e di outcome. Ecco, siamo abituati a non considerarli mai parte dei PDTA. Scriviamo dei meravigliosi modelli di comportamento, non verifichiamo se i processi sono adeguati, non verifichiamo quanto il PDTA ha avuto un impatto. Quindi questo ci dice che siamo ancora artigianali in questi modelli. Tutti noi lo sappiamo che il motore del referral sono le relazioni personali o le consuetudini o le abitudini. Se vogliamo professionalizzare questo percorso, va ovviamente modificato e strutturato in maniera certamente più importante. E come farlo? Beh, io credo che in tutti i disastri che abbiamo vissuto in questo ultimo paio d'anni, il PNRR ci dà un'opportunità clamorosa, è quello che noi abbiamo segnalato a Regione Lombardia, che devo dire ha già licenziato la rete epatogastroenterologica ed è in fase, vorrei dire, spero, non di parto distoci come di parto a termine adeguato della rete insufficienze e trapianti, è una questione, mi dicono, di giorni. Quindi sono sensibile alla cosa, ma il problema vero dietro al quale ci scontriamo tutti è l'informatizzazione. Nessuno dei nostri ospedali è in grado di dialogare reciprocamente su base, sui termini di poter confrontare delle attività. Stiamo qualche volta imparando a condividere delle immagini con fatica e clamorose, però siamo tutti abituati a rivergare a mano sul computer cose che sono state vergate decine di volte. E questo è un dispendio di energie clamoroso che oltretutto non permette di dialogare tra centri, con i medici di assistenza primaria, con i pazienti, con le istituzioni. E quindi è chiaro che tutto parte dalla capacità di poter comunicare. Se noi continuiamo ad avere una torre di Babele dove tutti sappiamo cosa va fatto, ma ognuno lo comunica in una lingua diversa, il risultato è che noi questi scatti di miglioramento, che sono molto delicati per le cose che abbiamo detto, faremo fatica a farli. E ormai il mondo sta cambiando, ci sono negli Stati Uniti avanzati progetti di costruzione di reti neurali per misurare come è ottimizzabile l'accesso al trapianto, ma come è ottimizzabile il modello di hub and spoke. E allora noi continuiamo a essere artigiani da questo punto di vista. E chiudo dicendo due cose. Una, che se parliamo di trapianto di fegato, vuol dire che in qualche modo ci deve essere coinvolta una figura che si chiama epatologo, che può essere un gastroenterologo, un internista, un infettivologo,
Ma l'epatologo è un'entità astratta, non esiste un'unità di epatologia e non esiste l'epatologia. Siamo riusciti con fatica a certificare chi è l'epatologo dei trapianti, ma se dobbiamo avere qualcuno nell'ambito delle strutture territoriali che riferisce ai pazienti, beh, l'etichetta di epatologo ce la deve avere, e quindi indirizzo a Patrizia, che so essere molto sensibile a queste cose, l'iniziativa di riportare in auge l'idea di certificare l'epatologo, che sia quello che in qualunque struttura possa portare a termine questo trade union con i centri. Perché tutte queste cose accadano, servono alcuni aspetti che ciascuno faccia la sua parte. La prima siamo noi del personale sanitario. Non ci è mai piaciuto, non ci piace e non ci piacerà farci misurare. Ma o accettiamo di farci misurare in protocolli ben definiti, altrimenti continuiamo a giocare una partita per conto nostro. La politica qualcosina dovrebbe farlo. È dal 1999 che abbiamo una legge sul silenzio assenso che aspetta i decreti attuativi, che credo saranno strepitosi dal punto di vista quantomeno tassonomico e semantico, perché 23 anni per scriverli devono essere effettivamente stupendi. Le istituzioni devono mettersi d'accordo, cioè non possiamo continuare a telefonarci tra colleghi, con i medici di base, con i pazienti, o scambiarci WhatsApp. O il sistema viene informatizzato seriamente, e stiamo parlando di investimenti colossali, o tutte le cose di cui abbiamo parlato resteranno artigianali. E in questo il medico di assistenza primaria, che per me resta il centro nevralgico dell'assistenza sanitaria, e la pandemia ce l'ha fatto vedere, non può essere qualcuno che viene indicato come ospite nelle reti di patologia o nelle reti trapiantologiche. Deve essere una parte integrante, ma deve avere sia ruoli decisionali sia ruoli attivi, e quindi anche dal punto di vista contrattuale probabilmente questo sbilanciamento andrà cambiato e ripensato per giocare tutti la stessa partita. E gli unici che mi sembra che stanno facendo, come al solito, più di quello che dovrebbero fare sono i pazienti e le associazioni dei pazienti, ma mi fermo qui perché se stimolo troppo Ivan poi sappiamo come va a finire. Il microfono, Carlo. Allora, grazie professor Fagiolo. Dicevo, certo che se prima c'era tanta carne al fuoco, ora ne ha aggiunta altrettanta, devo dire, tantissimi spunti. Tra i tanti, devo dire, questo richiamo alla semplificazione coniugata con l'informatizzazione, cioè con un sistema informativo in grado di far colloquiare tutti gli attori del sistema in maniera semplice, rapida, completa, oltre che chiedere veramente tanti investimenti, ma credere che questi ci siano, pone sicuramente un problema anche di analisi del che cosa serve, perché se non sappiamo esattamente quali sono i bisogni che deve soddisfare, è anche difficile costruire laddove ci siano le risorse per farlo. E poi questo richiamo anche alla certificazione delle patologie come qualche cosa di, non importa una specialità che non esiste, ma le competenze certificate, quello sì, questo credo che valga un po' per tutti i professionisti che lavorano nelle varie aree. L'ultimo relatore, chiedo al dottor Bongini, dopodiché sembra che si colleghi la senatrice, che è un'occasione utile perché capita a fine delle relazioni, e dopo ci potremo permettere di fare un giro velocissimo approfittando della presenza della senatrice, anche per, visto che in gioco c'è il PNRR che appartiene non tanto a noi quanto alla politica nella sua gestione, anche l'occasione per proporgli rapida successione, seguendo il pragmatismo che era chiesto Fagioli, alcune idee di quelle che vorremmo avere da subito, per un modo per far capire anche alla politica quali sono le cose anche
al di là di tutto più necessario, più stretto, c'è un qualche cosa che viene chiesto di tangibile per migliorare i nostri servizi. Dottor Boncini. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito e ringrazio tutti i partecipanti a questo consesso per i grandi spunti e molto interessanti che sono stati forniti sulle diverse tematiche. Anche noi, che siamo una realtà un po' particolare perché ci occupiamo di trapianti in oncologia, dobbiamo dire che il panorama è un panorama che cambia nel tempo rispetto a quando abbiamo iniziato. La realtà oncologica è una realtà sempre più consolidata del trapianto, che ovviamente deve andare a braccetto anche con le insufficienze funzionali senza prevalere l'una sull'altra, però è una realtà terapeutica indiscutibile nella risoluzione di alcuni tumori primitivi e o secondari del fegato. In questo mi rilascio a quello che hanno detto i miei predecessori, cioè le reti è fondamentale che siano istituite ed è fondamentale avere un sistema di referral che parte anche dal medico di base, dal medico di medicina generale, che riesce a instradare un buon percorso istituzionalizzato con i PDTA, formalizzato in gruppi di lavoro a Ben Spoke, e strutturato in una maniera semplice, come diceva anche il dottor Fagioli, di ripetere in 1000 lingue diverse e ricopiando centinaia di volte la stessa informazione, semplificare, snellire questo processo, che aiuterebbe tutti gli attori a dare un parere, una cosa utile ai nostri pazienti e anche, ovviamente, come conseguenza di questo, essendo un'informazione chiara, precisa e semplice, anche alle famiglie, che ci aiuteranno in questo delicato processo che è quello di cura di un paziente complesso come il paziente candidato a trapianto di fegato. Questo sia nella gestione del referral prima, sia nella gestione di tutto quello che è il percorso di trapianto e quindi anche delle complicanze post-trapianto, che anche per l'oncologia, come spesso succede, non sono legate all'insufficienza funzionale d'organo, come ha segnalato anche il professor Pinutto, ma sono legate anche spesso ad altre complicanze che possono essere gestite da altri specialisti o anche dal medico di medicina generale nelle sue competenze e nella sua gestione successiva. Ecco, questo mi sembra che tutti gli altri grandi specialisti che prima di me hanno parlato hanno esaurito i temi e anche hanno messo altra carne al fuoco. Ecco, di più non mi sembra di dover dire in questo momento, se non ripetere che una semplificazione, e ci auguriamo che il PNRR ci aiuti a semplificare questo nostro modus operandi, sia sicuramente la soluzione da trovare a breve termine. Bene, grazie dottor Boncini. Francesca, è presente la senatrice? Non la vediamo. Allora è collegata ma senza video, quindi... Ma c'è o... Non risponde, non la vediamo. Non ci sono. È impossibile avviare il video interrotto dall'organizzazione. Allora, è colpa nostra, ci daremo subito a fare. Adesso dovrebbe riuscire. Eccola, vediamo, senatrice. Senatrice, buonasera. Anzi, buongiorno. Allora, è stato davvero molto interessante ascoltarvi. Oh, grazie. Poi deve però aspettarci, perché dopo c'è un piccolo giro velocissimo di 10 minuti in cui chiederemo anche quali sono quegli interventi più veloci nell'attesa del PNRR e come voi tutti potete supportarci nel raggiungere questi risultati. A lei, senatrice. Allora, la prima cosa molto piccola che sto per dirvi e che però, diciamo, si inserisce in una parte importante dei discorsi che avete fatto, è che tutti voi conoscete la situazione politica del momento, no? E nel bene e nel male sapete che comunque siamo arrivati all'ultimo miglio. Può essere un ultimo miglio che si conclude dopodomani, può essere un ultimo miglio che arriva a marzo, però in ogni caso siamo in una fase conclusiva della legislatura. A tutti noi della Commissione Sanità
che vi garantisco abbiamo una singolare capacità di coesione interna e quindi di condivisione degli obiettivi, a tutti noi sta a cuore in questo momento cercare di mettere in sicurezza anche cose piccole, però cose concrete che possano, diciamo, servire ai malati. E abbiamo deciso, in modo consensuale, abbiamo deciso di, se il Presidente del Senato, ed è molto probabile che ci dica di sì, ci darà la deliberante, di approvare tre piccole leggi. Una che riguarda l'istituzione della giornata per la donazione del midollo osseo, che è quella che vi potrebbe interessare a voi in questo momento. L'altra è la giornata della sensibilizzazione per i tumori del seno, eccetera. Però la sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo ha le caratteristiche che voi avete in qualche modo accennato: come aumentare la cultura della donazione e come anticipare la cultura della donazione portandola già, diciamo, tra virgolette, nelle scuole, anche quindi con le persone più giovani. Perché questo? Perché intorno, adesso non devo spiegare niente di tutto questo a voi, mi guardo bene, però intorno a una giornata della cultura della donazione del midollo osseo portata a studenti di scuola media superiore, ma anche a studenti di scuola media, c'è tutta la possibilità di spiegare come funziona il midollo, tornare a spiegare che cosa sono le cellule ematopoietiche, le cellule staminali, cioè diventa una bella occasione che da un lato è di cultura scientifica e dall'altro è di sensibilizzazione sociale, umana, di apertura, di inclusione, di generosità, di gratuità, eccetera. Quindi queste sono piccole cose con cui noi cerchiamo di dare al nostro lavoro anche quella dimensione socio-scientifico, scientifico-sociale, che mantenga alto il livello di vigilanza nella società. Certo, la cultura della donazione degli organi, non mi ricordo esattamente perché mentre vi seguivo stavo facendo anche un'altra cosa e quindi avevo il video spento. E chi ha detto, certo, la donazione a cuor battente suscita più perplessità e più timore di quanto forse non potrebbe suscitare diciamo anche un lessico diverso, il ricorso a un capitale narrativo diverso. Io, come si dice in gergo, c'ero, non ero in Parlamento, ero in ospedale, in università, quando fu approvata la legge sui trapianti. Ricorderete che contestualmente alla legge sui trapianti nacque anche il CN, Comitato Nazionale di Bioetica, cambiarono in quel momento i criteri. Cioè è un momento molto bello, è un momento molto bello anche di storia della medicina, che poi anche storia della normativa, eccetera. Allora, noi dobbiamo però riuscire a trovare per ogni tempo e per ogni momento il linguaggio adatto, le parole adatte. Noi parliamo della parola che cura, no? Cioè le parole che curano, curano davvero. Voi avete detto giustamente come in molte delle associazioni che si occupano di questi temi ci sono tutti extrapiantati, cioè come dire chi ha ricevuto un beneficio, chi ha potuto toccare con mano il frutto della generosità di alcune persone e della competenza professionale di altro, poi alla fine sente il bisogno di, come dire, di restituire alla società tutto questo e di restituirlo, come dire, facendosi ambasciatore, no, di questa cultura che, insisto, contestualmente è una cultura della società generosa, della gente forse anche più semplice, ma è una cultura anche della società competente, più avanzata. Cioè laddove in fondo la cultura del trapianto diventa una delle grandi operazioni a 360 gradi che coinvolgono clinici di diverse specialità, chirurghi di diverse abilità e poi anche tutte le tematiche, come detto tante volte, tematiche etiche che sono in ballo. Quindi io credo che voi state facendo un ottimo lavoro. Nel piccolo noi stiamo cercando di venirvi incontro. Non è soltanto per questo dell'istituzione della giornata, questa era un'informazione simbolo che io vi davo per dire quanto teniamo insieme anche noi il tema della formazione, della sensibilizzazione, il tema anche delle competenze specifiche da attivare. E, certamente una delle altre cose importanti che voi non avete sottolineato con tutta l'aggressività e molto spesso con tutta la
potenza critica con cui noi l'abbiamo affrontato in questo anno è la competenza del medico di medicina generale. Noi siamo nella nostra, nella 12ª commissione Senato, il livello di perplessità rispetto al livello di competenza in questo momento del medico di medicina generale è molto alto. Abbiamo presentato, ci sono tanti diversi disegni di legge che sono, non saranno approvati, attenzione, non ci sono i termini tecnici, forse non c'è nemmeno la cultura adeguata, però è certo che il nostro obiettivo è continuare a sottolineare come oggi il medico di medicina generale non è in grado nemmeno di farsi venire quel sospetto che giustamente dicevate voi, il paziente è stanco, il paziente si sente meno reattivo, probabilmente anche un po' depresso. È facile che tutto questo finisca nel grosso imbuto appunto della astenia, di un po' di esaurimento e anche di consigli fin troppo generici. Mentre invece qualche volta basterebbe anche fare un approfondimento dello screening, diciamo, complesso di tante patologie, anche per cercare di capire se c'è qualcosa di più. Ma molto spesso non ti viene nemmeno il dubbio che dietro quella situazione ci possa essere un disagio, una sofferenza più profonda, per cui nemmeno metti mano a tutto questo. Il tema della formazione del medico di medicina generale per noi è fondamentale e speriamo che venga ripreso anche in occasione, così faccio il ponte con quello che volevate chiedermi, del PNRR. E il PNRR rispetto alla sanità fa un'affermazione di principio molto forte, stiamo parlando dell'asse 6, è molto importante, cioè dice non si può esaurire tutta la ricchezza di mezzi, di strumenti e di cultura della sanità solo nella medicina ospedaliera o nella medicina ad alta complessità. Occorre, e fa questa ipotesi che in qualche modo preoccupa molti medici, molti professionisti, un 50% di tutto questo deve andare alla medicina territoriale. Il guaio è che se tutti siamo assolutamente consapevoli che bisogna riaccendere proprio l'attenzione sulla medicina territoriale, anche per quello che dicevo prima io, nessuno in questo momento vorrebbe depauperare di risorse la medicina ospedaliera ad alta tecnologia come quella di cui voi vi occupate, per spostare risorse su una medicina che attualmente appare con semplicità meno competente. Io penso che tutti voi abbiate, se avete figli medici, non tanto per figli studenti di medicina, non tanto, sapete che 3 anni fa, tutti salutammo tutto sommato con piacere il fatto che la laurea in medicina fosse tornata ad essere, perlomeno come quando ero piccola io, una laurea abilitante. E che quindi quei famosi 6 mesi che erano il tirocinio necessario per affrontare l'esame di abilitazione fossero in qualche modo riassorbiti poi dalla formazione nelle scuole di specializzazione. Sembrava un'idea stupenda. Ma a oggi che gli studenti non hanno fatto nessun tirocinio negli anni di laurea perché lo stesso Covid li ha tenuti lontani dai reparti, tutt'al più hanno fatto qualche esercitazione via Zoom e con tutto rispetto per lo Zoomate è evidente tutta la perplessità che c'è in questo. Noi ci troviamo ad avere una generazione degli ultimi 2 anni, non voglio espormi oltre, che però tirocinio non l'ha mai fatto. Ora, se questo per uno specializzando di qualunque specialità significa comunque entrare in un ospedale dove lo metteranno ventre a terra a lavorare, io dico anche positivamente sfruttandolo, ma facendolo stare in reparto, facendolo stare a letto del malato, facendogli fare tutte le guardie possibili, immaginabili, che in gran parte solo gli fa bene, il medico di medicina generale corre il rischio di uscire da questo circuito senza nemmeno esserci entrato in ospedale, senza nemmeno aver visti certi quadri. Quindi siamo molto preoccupati su questo. Quindi se tutti voi ci aiutate ad alzare il livello della sensibilizzazione alla formazione dei medici in medicina generale, anche in funzione di una diagnosi precoce, che non devi nemmeno fare la diagnosi, ti devi solo far venire il dubbio. Perché nel momento in cui ti è venuto il dubbio e hai raccolto i dati, poi la diagnosi la farà uno specialista. Ma tu devi poter dubitare
di cosa c'è dietro quella sintomatologia che ti appare così generica, così opaca, così di poco conto. Quindi anche questo, per questo dico noi nel PNRR, vorremmo che quell'attribuzione di fondi alla medicina territoriale andasse strettamente di pari passo con una positiva, concreta ed esigente elevazione, diciamo aumento, di quella che è la sua competenza professionale, quindi quello che è lo spessore stesso del curriculum di studi del medico di medicina generale. Così come vorremmo che in questa fase venissero inseriti anche nell'attività di medici di famiglia, e prima c'è stata anche un'osservazione molto, molto opportuna sul valore del medico di medicina generale come medico individuale, ma anche medico di famiglia, quindi capace di prendersi in carico anche le dinamiche interne e tutto quello che riguarda, potremmo dire, la familiarità delle patologie. E noi vorremmo che questo arrivasse, che non ci fosse solo spostamento di fondi. Siamo molto preoccupati delle case di comunità, perché se voi, o degli ospedali di comunità, perché se voi chiedete, noi l'abbiamo fatto tante volte, anche al ministro, in modo molto concreto, molto, ma che cosa sarà una casa di comunità? Ma chi ci starà? Quando il ministro le risponde che, fatto salvo un massimalista del medico di medicina generale, che fa le sue, mettiamo 38 ore, e così ne farà 20 dedicate alla casa di comunità e 18 ai suoi pazienti, quindi è sempre lo stesso che dividerà il suo tempo in parte con i suoi pazienti e in parte, io penso che giustamente voi dovreste essere preoccupati, esattamente come lo siamo anche noi, perché non c'è modello, non c'è dedizione, non c'è, come dire, una costruzione seria dal punto di vista anche gerarchico, a chi risponde chi, no? E chi potrà essere in grado di dire fai questo, fai quello. Quindi per il PNR noi stiamo cercando di mantenere strettamente unita l'esigenza della formazione con la distribuzione anche delle risorse e delle opportunità che si possono offrire alle persone. Siamo contenti che quest'anno il numero delle borse è salito a 14.000, quindi voglio dire è cresciuto sia il numero delle borse di chi si iscrive a medicina che il numero delle borse di quelli che si iscriveranno alle scuole di specializzazione, perché noi abbiamo bisogno di specialisti, non abbiamo bisogno di medici generici oggi, abbiamo bisogno di specialisti. Molti specialisti ci auguriamo che vengano da quelle specialità di più ampio respiro che riguardano, diciamo, per così dire, la clinica medica in senso ampio, no? Che quindi aiutino lo studente a maturare un ragionamento clinico serio, rigoroso, a 360 gradi, che consideri il paziente nella sua interezza e che non lo consideri solo organo per organo. Voi prima dicevate che non c'è l'epatologo, ma io conosco tante realtà cliniche in cui esiste l'unità operativa complessa dedicata all'epatologia. Comunque probabilmente non c'è dovunque. Però anche questa potrebbe essere un'idea, una sollecitazione, che ci siano più realtà precise e dedicate. E io mi auguro con tutto il cuore quindi che ci possa davvero essere questa maggiore attenzione al territorio, ma che questo non comporti una distrazione da quello che è il sistema ospedaliero di alta specialità e che tutto questo contribuisca a migliorare davvero la qualità della sanità, perché, come abbiamo detto tutti tante volte, la crisi da Covid non è stata soltanto, non abbiamo pagato un prezzo così alto soltanto all'infezione, abbiamo pagato un prezzo alto anche a un sistema che avrebbe avuto bisogno di un ben più profondo lavoro, diciamo, di ristrutturazione, di rimodellizzazione, no? Sotto tanti aspetti. Grazie, senatrice, del suo intervento. Ci rassicura il fatto che siate preoccupati del sistema sanitario, che è una cosa che è bene essere preoccupati, perché bisogna essere sempre vigili e attenti che un ottimo sistema come il nostro possa solo migliorare. Ma chiedeva la parola Scassola, che è il medico di medicina generale che ci ha accompagnato oggi. Prego, Maurizio. Grazie Carlo, grazie.
Onorevole, io sono molto preoccupato di questo straordinario attacco che lei ci ha offerto, questa aggressività incomprensibile nei confronti della medicina generale. Allora, io credo che la politica debba interrogarsi, ma tutta la classe medica deve interrogarsi anche rispetto a questa grande distanza che c'è fra la politica e la vita quotidiana dei medici e delle persone. Io non parlo solo della medicina generale perché non voglio annoiare i miei colleghi, sarebbe ovviamente occasione, Tommasini, di un web meeting dedicato soltanto a questo. Decisamente. A questi enormi pregiudizi. Io dico soltanto che non si va da nessuna parte con questo punto di partenza, onorevole Binetti, non si va da nessuna parte. Questi che sono i pregiudizi si ripercuotono anche sul PNRR, perché la declinazione delle case della comunità come qualcosa in cui io devo fare 20 ore dopo averne fatte altre 18 e 20 ore non si sa bene di che cosa, pone una questione importante e non è una polemica speciosa nei confronti della medicina generale. Il problema è che idea ha la politica della medicina generale, che quali sono gli investimenti, obiettivi di salute e formativi che la politica ha in testa per la medicina generale. Quale livello di autonomia si vuole dare alla medicina generale rispetto al valore aggiunto dell'autonomia professionale? Devo entrare nelle case della comunità per timbrare il cartellino? Questo per me è inaccettabile. Qual è il livello organizzativo nelle case della comunità? A parte il mattone e il tondino di ferro, che ovviamente è al centro degli interessi della politica, il mio interesse è un modello evolutivo della medicina generale? Io entro nelle case della comunità coerentemente con il mio modello veneto toscano, creando un luogo di eccellenza formativo e di offerta di servizi. Oggi mi interessa questo, onorevole Binetti. Non mi interessano i pregiudizi, né mi interessano le discussioni trancianti. Mi piacerebbe sapere anche chi è il suo medico di famiglia, che rapporto ha lei col medico di famiglia. Ma qui, Tommasini, mi fermo perché l'argomento è troppo pepato e ci porterebbe ben altro, in altri lidi. Grazie. Grazie, allora, Vittorio. Senatrice, voleva... Ma certo che sì, ma intanto il massimo rispetto non solo al dottor Scassola, che ovviamente non conosco come medico, ma che immagino che sia presente a rappresentare la medicina generale in un contesto come questo, lo è in virtù di una grande sensibilità e sicuramente della competenza collegata. Però lei non può ignorare, dico onestamente, quanto è grave, ampio e articolato il dibattito sulla medicina generale e come, a fronte di una parte di medici di medicina generale oggettivamente competenti, disponibili, che non è poca cosa questa, e nello stesso tempo aperti alla collaborazione in rete con i colleghi, lei ha anche una grande parte di medici di medicina generale che molto spesso si limitano a, come dire, restituire al paziente quelle che sono le cose che in qualche modo gli ha già detto lo specialista ospedaliero piuttosto che di qualche altro centro avanzato a cui lui si è rivolto. Troppo spesso è il medico stesso di medicina generale che ha abdicato alla sua funzione di medico. È anche vero che lui, come tanti professionisti, tanto per citare una categoria di professionisti che non c'entra con i medici, ma per esempio gli insegnanti, sono spesso, come dire, oberati da un iperburocraticismo che assorbe molto tempo, molte risorse, che distrae dall'obiettivo fondamentale che è quello della relazione. Queste cose che io le ho detto, lei le trova, questo è un dibattito che è promosso da Motore Sanità, no? Ma come c'è Motore Sanità, c'è il Quotidiano Sanità, cioè ci sono tante le riviste che in questo periodo, c'è il Panorama Sanità, cioè sono tante anche le riviste di eccellente livello divulgativo per le categorie professionali di riferimento nei quali questo tema rimbalza da tempo. Quando io le faccio l'esempio del 38-20+18, le sto ripetendo letteralmente le parole del ministro Speranza, che hanno lasciato in chiara ed evidente perplessità, perché quello che lei dice, ci dica la politica che è, io le devo dire,
ci dica il potere esecutivo, in questo momento il governo, che cosa ha in mente di fare esattamente relativamente a queste realtà. Perché per quello che riguarda invece lei può prendere in mano tutta la documentazione che vuole, perché è disponibile anche in rete, quindi è facile trovarla, sulla molteplicità dei disegni di legge elaborati in questa legislatura proprio per venire incontro a questo tipo di problema, e non solo in questa legislatura, ma anche in questi ultimi 2 o 3 anni di pandemia, e quindi anche che hanno messo in evidenza che una delle criticità maggiori è proprio la medicina del territorio. Se io metto in evidenza la criticità della medicina del territorio, posso mettere in evidenza solo ed esclusivamente la criticità della realtà dei medici di medicina generale. Esiste, come lei sa, un investimento anche significativo che non è nemmeno solo nell'asse 6, è anche nell'asse 2 e 3, che è quello della transizione tecnologica, quindi della medicina digitale, e quindi anche della possibilità di stabilire con i pazienti rapporti a distanza per un monitoraggio delle patologie. Ma tutti sono nello stesso tempo sorpresi dalla creatività di soluzioni che ne potrebbero emergere e preoccupati dalla competenza di gestire queste situazioni, non ultima quella di limitare proprio del tutto la qualità della relazione. Quindi il mio non è un pregiudizio, il mio è semplicemente quello che tante volte è il ruolo del politico quando fa da punto di raccolta dei lamenti, delle critiche, del disagio, del malcontento che viene dai cittadini. Ora, probabilmente lei è un medico di famiglia, è un medico generale, sia pure massimalista, che ha tante persone che sono ben soddisfatte di avere lei come medico, e quindi, benedetto Dio, va bene così, però non ignori però che il problema esiste, l'Ordine dei Medici lo conosce bene, l'Ordine dei Medici conosce benissimo qual è il problema sottile che c'è su tutto questo, che lei ha accennato, che è trattare il medico di medicina generale come un libero professionista, oppure in che misura questo lavoro diventa un lavoro che è quello del libero professionista, però a carico del sistema sanitario nazionale, senza che il sistema sanitario nazionale possa controllare gli obiettivi, ma soprattutto prima voi lo mettevate tra i criteri di eccellenza dei PDTA, il problema degli esiti. Ma non c'è nessuno che possa controllare gli esiti del medico di medicina generale. Cioè, eppure sono certa che ci saranno persone, e ci sono persone bravissime, ma non le nascondo che spero soltanto che al mio pregiudizio, che non creda che tale, ma comunque al mio, quello che lei ha percepito come mio pregiudizio critico, lei non faccia corrispondere, chiamiamolo così, il pregiudizio buonistico, che considera tutti bravi, tutti buoni, tutti santi, tutti disponibili, competenti, all'altezza della situazione, i medici di medicina generale. Altrimenti voi stessi non avreste detto quello che avete detto nel seminario. Un piccolo flash e poi mi taccio e mi scuso con i colleghi, ma credo che sia un problema importantissimo di svolta per tutta la categoria medica, non soltanto per la medicina generale. Questo atteggiamento della politica rispetto alla medicina generale è un atteggiamento della politica verso tutta la categoria medica. Onorevole Binetti, pensare che obbligarmi ad andare 20 ore a timbrare il cartellino in un luogo che si chiama casa della comunità aumenti le mie competenze, la mia formazione, credo che sia un'affermazione apodittica che non ha gambe per reggersi. Noi vogliamo essere considerati nel sistema pubblico, noi sappiamo di essere sistema pubblico, siamo amati per la stragrande maggioranza dalle nostre persone, dei nostri pazienti. Quello che stiamo cercando di costruire oggi con i colleghi in questo momento è un sistema di colloquio medico-medico che è il vero volano per fare formazione, educazione e offrire servizi alla popolazione. Non è isolando il medico di medicina generale con critiche apodittiche che si risolve alcuno di questi problemi. Io mi fermo qui, Carlo, perché credo che l'argomento sia molto stimolante, ma purtroppo ci sta ingessando. Grazie. No, ma questo è un problema, quello della medicina ospedaliera e medicina territoriale, e credo vada letto solamente e unicamente sul fatto che svolgono compiti e funzioni diverse.
compiti e funzioni diverse. I medici dell'ospedale sono tutti specialisti, trattano l'acuto, sviluppano grandissime competenze, sono favoriti dal vivere un ambiente anche ristretto, conosciuto, dove tutti si conoscono. La medicina del territorio, i medici, colleghi, medicina generale, è affidato un compito completamente diverso. Lo si diceva prima, paradossalmente, qui oggi parliamo di una rete patologica, ci sono 10.000 reti, tutti gli specialisti sono nella rete, ma il medico di medicina generale deve stare in tutte le reti. Il medico di medicina generale è quello che si definisce un medico incrementalista, cioè un medico che conosce tutto e tutto quanto e deve stare e gestire le varie situazioni. E ricordava anche Maurizio come, al di là di tutto quanto, nell'ottimo percepito che noi abbiamo, cioè che le persone hanno degli ambienti ospedalieri, della sanità ospedaliera, ricordiamoci che i più amati dagli italiani, quando si fanno a fare le indagini, eccetera, sono comunque i medici di medicina generale, dimostrazione che è proprio un ruolo completamente diverso e non può essere letto con lo stesso parametro di quella che è da ricercare e quello che stiamo facendo. E oggi ne abbiamo avuto proprio la sensazione netta, sia da parte di Sassola, sia da parte di tutti gli altri colleghi, la necessità assoluta di integrare competenze, ruoli, funzioni diverse che possano portare ad un miglior risultato. La medicina ospedaliera non può fare a meno della medicina generale, così come la medicina generale non può fare a meno della medicina ospedaliera, ma questo, come dicono tutti, avrebbe bisogno di è il tema. Ricordo solamente che il decreto 77, ovvero della riforma del PNRR, prevede, guarda caso, quello che già i medici di medicina generale stanno facendo, associazione tra di loro, le AFT, cose. È molto evoluta la medicina generale nel tempo e dà una capacità anche di interlocuzione diversa, più costruttiva e più fattiva con la medicina ospedaliera. Nel 77 ci si ritrova proprio nelle case di comunità, non solo a stimbrature, eccetera, ma in realtà un luogo di incontro e un luogo organizzato per gestire anche queste relazioni. Ma qui si aprirebbe, senatrice, volevo capire, una discussione interessantissima, eccetera, ma che si potrà anche eventualmente riprendere, ma comunque è sui giornali, come ricordava lei, specialistici tutti i giorni. Allora, siamo, credo, al termine di cose. Chiedo solamente una cosa, approfittando della presenza della... io avevo alzato la mano, non so se c'è tempo. Scusi, direttore, e io le lascio a lei la parola. Allora, e a quelli che vogliono intervenire a conclusione con un intervento puntuale, sintetico, di commento, lascio libera con alzando. No, io volevo proprio fare una domanda invece alla senatrice Binetti, approfittando della sua presenza e chiedendole un minuto di pazienza su questo specifico aspetto, riportando il focus e l'attenzione sulle donazioni e sui trapianti. Le volevo chiedere, tutti sappiamo che siamo in una situazione politica molto complessa, ma augurandoci che questa legislatura possa arrivare alla sua conclusione naturale, il Centro Nazionale Trapianti ha formulato una proposta di revisione della 91-99, che adesso è all'attenzione di un tavolo ministeriale, e questa è una legge che ha contribuito tanto alla crescita dei trapianti in Italia, però è una legge che ormai ha 23 anni e su alcuni aspetti è sicuramente da rivedere, da riformare. Lei ritiene che ci possa essere uno spazio in questo tempo che ci resta per porre mano a questa revisione, ecco, perché la proposta è molto articolata e condivisa all'interno della rete degli specialisti e va su diversi temi: la piena realizzazione della manifestazione di volontà in vita, la revisione dell'assetto organizzativo della rete trapiantologica, cioè è un po' un tagliando che a nostro avviso potrebbe davvero migliorare il sistema. Allora, come lei giustamente ha detto, questo è oggetto di un tavolo tecnico che è stato istituito presso il Ministero della Salute.
al Parlamento non è arrivato questo, cioè noi in Senato non è arrivato. Quindi voi quello che potreste fare è vari tipi di cose. Forse la più semplice, lei in qualità di direttore del Centro Nazionale Trapianti scrive una lettera alla senatrice Parente, dico Parente in Senato perché io sono in Senato, alla senatrice Parente che è la presidente della commissione, e in maniera, diciamo, sintetica, vuol dire in maniera per punti, no? In modo che siano facili da cogliere, dice: noi abbiamo istituito questo tavolo, abbiamo questo tipo di preoccupazione, eccetera, eccetera. Che cosa possiamo fare noi? Sicuramente non possiamo fare una legge, perché non ci sono gli estremi. Come dicevo all'inizio, noi potremmo chiedere in deliberante di approvare in commissione, che è la, può dire, la scorciatoia più veloce, leggi però che vanno sotto il nome di leggine, che hanno, a cui noi siamo anche affezionati, perché alla legge sulla donazione di midollo per tutto quello che rappresenta siamo affezionati sul piano simbolico oltre che sul piano reale. Però lei potrebbe fare e chiedere che la commissione assuma, diciamo, tenuto conto che non otterrà mai una legge perché non ci sono le condizioni. Potrebbe dire però: sicuramente voi dovete fare la finanziaria. C'è qualche cosa in quello che voi chiedete che può andare in finanziaria? Io le consiglio di essere chiaro, è un momento di grande confusione, quindi è meglio sentirsi dire magari no, però aver espresso con chiarezza quello che lei vuole, piuttosto che affogarlo in un mare di parole. Lei dice: noi della legge trapianti chiediamo, e poi può chiedere quello che vuole, chiediamo 5 milioni, faccio per dire, oppure no, chiediamo quest'altra cosa, oppure chiediamo che questa legge sia... La legge fino a che noi stiamo cercando di portare avanti la legislatura, questa in funzione proprio della legge di bilancio, perché è l'unico luogo concreto in cui si potrà ottenere qualcosa. Però la commissione può fare qualcosa di light, però può fare qualcosa per lei, può fare una mozione, questo lo possiamo fare, la possiamo approvare, non ha valore, non ha il valore, però diciamo tra virgolette pesa comunque come atto di indirizzo rispetto a questo o al prossimo governo. Resta che la preoccupazione che abbiamo noi in questo momento di non limitarci alle parole, ma sarà pure il complesso di Pollicino, nel senso che saranno piccoli sassi, ma noi vogliamo che questi sassi definiscano una traiettoria, definiscano una linea di indirizzo, soprattutto perché comunque vadano le cose, il PNR acquisterà la sua operatività con la prossima legislatura. Se noi avremo lasciato dei passi concreti in cui chi verrà riesca a individuare il processo, pensiamo di aver fatto nei nostri limiti un servizio. Quindi queste sono le cose, scrivere alla Parente, dire quello che lei pensa che la commissione è fatta quasi tutta di medici, cioè potete vedere agli atti, questa è fatta quasi tutta di medici, e anche di medici che nonostante, oppure con la diversità di tutti i partiti, esprime una profonda sintonia sugli obiettivi. E potrebbe chiedere l'approvazione di un atto di indirizzo. Per esempio, questa è una cosa che rientra nelle nostre competenze, si può fare. Può chiedere, e questo non c'è bisogno di rivolgersi alla Parente, ma comunque che vengano presentate determinate interrogazioni in questo momento anche al Ministro. Mi dispiace che il dottor Scassola se la sia presa tanto, ma la storia delle 38 ore, 20 più 18, ha fatto prima di lui arrabbiare tutti noi, Non creda che io gliel'ho detta come una soluzione positiva, è una soluzione del tutto sprovvista di fondamento operativo accettabile, quindi da questo punto di vista io la penso come lei. Però possiamo presentare interrogazioni concrete al Ministro su punti, nella speranza che ci risponda, possiamo sollecitare. Queste sono le cose che noi possiamo fare materialmente. E il resto sono un po' parole, no? Cioè, possiamo fare anche un bel convegno, non so come spiegarvi. Volete che facciamo un convegno sui trapianti? Ma lo possiamo anche fare, perché abbiamo lo spazio, i tempi, la sede, il contesto. Però lei, come tutti noi, poi si chiede, e io che cosa porto a casa? Ho fatto un bel convegno, se sono fortunato e ho motore sanità, panorama sanità,
parleranno del convegno, diranno le cose, daranno spessore, però gli atti concreti io li devo ottenere e pretendere come atti di indirizzo dal Parlamento, ma come atti esecutivi dall'esecutivo, cioè dal ministro, ministero, consiglio dei ministri, eccetera. Ve lo dico con grande semplicità e senza nessuna supponenza e soprattutto senza nessun pregiudizio, sono un medico pure io. Grazie, senatrice. Chiedo a tutti i colleghi se hanno delle precisazioni, puntualizzazioni, richieste, visto che c'è la senatrice, come ha fatto ora il direttore, oppure delle semplici osservazioni. Se c'è qualcuno, si può alzare la mano e intervenire direttamente. Ecco, sì. Do la parola quindi al collega, prego. Fagioli. Su un aspetto spinoso che ha visto confrontarsi l'onorevole con il dottor Cassola, col quale peraltro condivido gran parte dei ragionamenti, e credo che siamo davanti a un aspetto culturale e veramente cruciale, che se non portiamo a compimento questa nuova interpretazione dei ruoli non andiamo da nessuna parte. E lei, dottor Tomassini, diceva fanno due mestieri diversi. Ecco, questo è l'assunto sbagliato. No. Questo è l'assunto profondamente sbagliato, che però traspare da tutti i commenti che escono in genere quando si parla di medicina e territorio. In questi due anni di pandemia questa cosa l'abbiamo sentita persino vomitare in maniera aggressiva. Ora, che ci fosse e che ci sia una distonia e una dicotomia tra l'ospedale e il territorio, ne siamo tutti consapevoli. C'è un dettaglio. Una cosa è che questo dipenda da differenti e inadeguate competenze professionali, e questo è insolente anche pensarlo. Una cosa è pensare che questo dipenda da modelli organizzativi che hanno smantellato il nostro sistema nel territorio in maniera quasi esiziale, negli ospedali a favore delle attività e delle strutture private, come chiunque di noi conosce e sa benissimo. Il trapianto e il mondo del trapianto si è, tra virgolette, salvato e ha mantenuto le sue professionalità senza scappare in un mondo diverso, perché Pierluigi, Patrizia e il sottoscritto ormai sappiamo fare solo quello, non ci piglia nessuno a lavorare in qualche altro settore, e il trapianto i privati non lo fanno, grazie a Dio. Allora io dico che o si esce da questo concetto e ci si ricorda che il paziente è uno e la salute è una, e va cambiato profondamente il modello di interazione. Deve essere un modello integrato. Noi invece oggi abbiamo un modello dove le contrattualizzazioni sono diverse. Gli obiettivi e l'accettazione degli obiettivi hanno percorsi diversi e le finalità sono finalità diverse. Questo deve essere spazzato via. Dobbiamo essere tutti pronti ad accettare il principio che ci deve essere un nuovo sistema di contrattualizzazione, un nuovo sistema di inquadramento e degli obiettivi comuni. Perché dire che ci sono medici di assistenza primaria bravi e medici di assistenza meno bravi è come portare la dicotomia tra ospedali e università. È come dire che in ospedale ci sono medici bravi e dedicati e ce ne sono di meno bravi e meno dedicati. Usciamo da questa che è la vulgata generale di tutto il nostro paese, dove il medico di base, poveretto, cosa vuoi? Più di tanto non può fare. Non esiste questa cosa. Il medico di assistenza primaria è il nocciolo fondamentale di una sanità che deve pensare alle persone sane, non ai malati. Se noi vogliamo una sanità che pensa ai malati, facciamo la sanità privata, perché si guadagna in doppia cifra, come sappiamo tutti, con i malati. La sanità delle persone sane, grazie a Dio, fa guadagnare in salute, in felicità e in prospettive a un paese, ma non fa guadagnare soldi a chi ci opera. Quindi o cambiamo la mentalità
e i medici di assistenza primaria entrano negli ospedali e i medici degli ospedali escono nel territorio, vuol dire ripensare i nostri ruoli, uscire dalle nostre comfort zone. Se no ci prendiamo in giro. Io non sono un medico migliore perché faccio il professore universitario rispetto a Maurizio che fa il medico di base. Questo assunto deve essere seppellito sotto, non dico cosa perché non è carino, usciamo da questo, perché se no case delle comunità, nuovi sistemi, reti di patologia, informatizzazione, non ce ne faremo nulla. Se noi ragioniamo noi e loro, non finisce più la storia. E l'unico problema è rimettere al centro il paziente, che non può avere esigenze diverse quando va da Maurizio o quando va dalla Patrizia Burra. Non esiste. E questo è un errore che stiamo continuando a mantenere e c'è nel retropensiero di troppi interventi. Mi dispiace, io sono abituato purtroppo a essere criptico. Ma fa benissimo. E ho continuato anche oggi. No, ma fa benissimo, come altrettanto devo dire, volevo puntualizzare una cosa, perché fa benissimo a dire questa cosa, perché spiega anche l'importanza delle parole. Quando, non sono io che dico che il medico specialista e il medico di medicina generale fanno due mestieri diversi, assolvono a due funzioni diverse, non sono io a dirlo, sono i piani sanitari regionali, sono le funzioni, e lo sta dicendo anche lei, e quindi chiedo scusa se ho usato il termine il mestiere, forse la cosa migliore era funzione, perché lo dice anche lei, la differenza delle chi cura il paziente malato, chi dovrebbe curare il paziente sano o giù di, ragionando su questi temi. Quello è da sottolineare, è che c'è bisogno di, sono contesti diversi, stati di malattia diversi e chiedono integrazione di specialisti diversi. Lo specialista dell'ospedale, lo specialista del territorio, sono entrambi medici, non c'è una, personalmente dire che è concettualmente sbagliato, no, è concettualmente giusto apprezzare le differenze di funzioni, perché se non apprezzi le differenze di funzioni non riesci nemmeno a ritrovare quell'integrità delle diversità che stiamo cercando. Ma questi sono ragionamenti che un giorno, semmai salirò a Bergamo e ci farò una chiacchierata di fronte a un buon bicchiere di qualche cosa. Non si può parlare di bicchiere di qualche cosa in un congresso di patologia, in un incontro di patologia, quindi a mangiare qualcosa. Detto questo, allora, c'è qualcun altro che vuole alzare la mano? Se no, altrimenti direi che è stato un incontro bello, importante, che si è acceso anche sul finale, niente di male, perché dà la possibilità a tutti di sottolineare ancora di più quelli che possono essere senza ipocrisia alcuni elementi concettuali divergenti e che troveranno, si spera, sicuramente la soluzione migliore nei fatti, nella concretezza delle azioni di quello che si va a mettere in piedi con questa cosa importante e anche la riforma di gran parte del nostro sistema sanitario. Io ringrazio tutti. Posso dire solo una cosa all'onorevole Binetti? Certo, Ivan. Io frequento parecchi congressi sulla vaccinazione, piuttosto che alla fine poi però mi rendo sempre più conto che se si vuole parlare di prevenzione bisogna introdurre la materia sanitaria nei percorsi scolastici. Quella è la vera grande rivoluzione di una prevenzione, perché un conto è dire a un adolescente non mangiare merendine, un conto è che gli fai vedere una bella foto di un fegato cirrotico e gli dici guarda che se continui a mangiare merendine e patatine vai a finire probabilmente, diciamo, ecco, quindi c'è anche modo di comunicare l'impatto a una platea di giovani adeguato, come dire, a quello che stanno loro, diciamo, imparando dalla vita, diciamo così. E siccome le informazioni ormai su internet sono tutto il contrario di tutto, se non sai bene dove andare a guardare, io credo che la scuola sia lo strumento perfetto per, come dire, introdurre una buona e sana prevenzione su titoli, diciamo, di capitoli di sanità importantissimi, la vaccinazione,
i trapianti, le malattie infettive trasmissibili, che sono sempre, come dire, diventano costi fissi, le malattie certe malattie, diciamo l'HIV, l'HBV, ecco qui. E poi c'è questa figura che secondo me prima o poi dovrà essere presa in esame, il mediatore culturale, con chiaramente una formazione sanitaria, perché chiaramente gli extracomunitari sono e saranno sempre di più, sono parte integrante effettivamente della platea delle persone cui i medici di famiglia devono rispondere, e a volte la cultura effettivamente può essere una barriera. Ecco. Grazie Ivano per la precisazione. Allora chiuderei quindi salutando e ringraziando tutti i relatori e la senatrice Benedetti che ci ha accompagnato, e Francesca, a te per anch'io volevo ringraziare tutti, ringrazio anche Carlo Tommasini che ha moderato questo come gli altri eventi. Si è concluso un percorso, volevo dire alla senatrice Binetti che riceverà il documento di sintesi finale di questo evento, così come degli altri eventi. Sono documenti molto concreti che speriamo possano essere di spunto per nuove iniziative. Quindi grazie a tutte le persone che ci hanno seguito su Facebook, tra Facebook, Zoom e LinkedIn, più di 270 persone. Quindi l'argomento di oggi era veramente seguito, è stato forse l'evento più seguito di questo percorso che si è svolto in questi due mesi. Grazie a tutti, e grazie ad Alfa Sigma e ad Intercept che con la loro sponsorizzazione non condizionante hanno permesso che svolgessimo questi eventi interessanti. Grazie a tutti e buona giornata.